con la maglia gialla che potrebbe essere preziosa, spalla di Garzelli. Là dietro c'è Baliani con Moss a chiudere il gruppo. Come vedete Di Mazzoleni sempre seduto, molto agile, vedete che continua a parlare con i compagni di squadra, probabilmente con l'ammiraglia, perché non penso che il collegamento possa arrivare all'ammiraglia di Martinelli dal momento che ci sono tanti minuti e quindi queste radio hanno la capacità di rimanere attive nello spazio di qualche centinaio di metri. Comunque Di Mazzoleni sta aspettando informazioni dall'ammiraglia. Complessivamente la salita di Passo Furcia misura 12 km, il tratto più duro è al 10° chilometro dopo il tornante Costa Mesana, lì le pendenze arriveranno al 16%. Giulio Alberto, l'ultima volta che l'ho visto andare forte è stato lo scorso anno ad Alpi di Pampeago, quando arrivò quarto, proprio davanti a Popovic che si piazzò in quinta posizione. Poi non l'abbiamo più visto, quest'anno è andato bene in pianura, l'abbiamo visto all'attacco in discesa, ma in salita è sempre andato in crisi. Per la prima volta oggi lo vediamo davanti. Arcigni anche questi quattro inseguitori, Marzoli, Piccoli, Mazzoleni e Pozzi. Praticamente stanno inseguendo da oltre 100 chilometri e stanno sempre con un ritardo tra i 4 e i 5 minuti. Sì, non hanno nessuna possibilità purtroppo per loro, perché davanti vanno troppo veloci e il gruppo tra un po' li raggiungerà. Comunque vanno via del proprio passo, regolari. Adesso sono in un tratto pianeggiante, molto facile, mentre vediamo appunto qui la cartina, la strada che porta al Passo Furcia. Ricordiamo ai nostri telespettatori che l'azione che sta caratterizzando questa 16ª tappa è nata al chilometro 21 di corsa in località Negrisiola, superato il paese di Negrisiola, eravamo ancora in provincia di Treviso, c'è stato questo allungo, poco più avanti hanno reagito Piccoli, Marzoli, Loddo, Pozzi e Mazzoleni, Renzo Mazzoleni, ma sono rimasti lì ad inseguire senza molte chance. Senza nessuna chance, Wegman ha già fatto tanta fatica, l'abbiamo visto in precedenza, una volata lunghissima gli è costata cara quella a lungo, comunque è riuscito a ottenere, a vincere il Gran Premio della Montagna sul Val Parola e a conquistare tanti punti, ma come vedete la velocità non è per nulla sostenuta. C'è una fase di studio da parte dei fuggitivi, anche perché ci sono corridori che potrebbero attaccare ma non lo fanno, potrebbero farlo adesso. La fatica comincia a farsi sentire, sono all'attacco questi uomini che vediamo inquadrati da 135 km. Silvio, che rapporto stanno utilizzando adesso? Ah, cioè, la fatica si sta facendo sentire, stanno salendo con un 39-21, alcuni avranno già il 23, quelli che sono tanto agili tipo Mazzoleni che sono lì solo ad aspettare i loro capitani che arrivano e stanno tentando di salvare le gambe. Mentre adesso vediamo che nel gruppetto di testa c'è Nicky Ebersol che ha preso l'iniziativa e sta tentando l'allungo. Andiamo da Fabretti mentre seguiamo sempre nel riquadro il tentativo di Nicky Ebersol, lo svizzero della Fonaca. A te Fabretti. Sale il ritmo, l'andatura si fa sostenuta, le salite più dure e dunque il gruppo che adesso definiamo Petacchi si sgancia, o meglio si stacca. In pratica gli uomini della Fassabortolo hanno fatto quasi tappo e hanno fatto staccare il gruppo che adesso comprende una cinquantina di unità, gruppo che insegue naturalmente il gruppo della Maglia Rosa. Segui Alessandro, quanti gregari di Popovic riescano a restare con l'ucraino? Perché? Perché potrebbe essere proprio questa la chiave di volta, isolare Popovic, la Seiko tiene alto il ritmo per isolare Popovic e renderlo vulnerabile. E difatti adesso al comando si è portato Smith, Sylvester Smith, si sono fatti da parte Fornaciari e Stangl, hanno tirato tantissimo, hanno tirato sul Val Parola e hanno tirato nel tutto fino praticamente a pochi chilometri fa e adesso comincia la salita dura. Anche per il gruppo Maglia Rosa dunque i tornanti del Passo Furcia. Davanti a tutti c'è Nicky Ebersold, atleta di Freimettingen, Svizzera. A 32 anni Nicky Ebersold, 15 successi in carriera, tra cui una classica in Italia, la Milano-Torino, che è la più vecchia classica che si disputa nel nostro paese. Ancora a te Alessandro. Per il momento l'unico ad essersi staccato è Duran, nelle ultime posizioni c'è Vladimir Duma e un pochino più avanti rispetto a Vladimir Duma
vediamo un pochino, dovrebbe esserci Simons. Gli altri sono tutti accanto al capitano. Eccolo lì, Jaroslav Popovic, poi c'è Sergei Gonciar, secondo in classifica generale. Qui siamo su Schmid, atleta polacco. Stupenda questa immagine dall'elicottero. E come ci segnalava Fabretti, Sin dalle rampe verso Forcella, Staulanza tra gli uomini di classifica, sta pedalando molto bene Vladimir Belli, che è decimo in graduatoria con un ritardo di 3 primi e 9 secondi. Eccoli qua gli uomini della Saeco, Smid in prima posizione, Spezialetti in seconda, attento anche Gonciar in quarta posizione. Gonciar che in classifica generale è secondo. E questo è Ebersold in fuga, tutto solo. Qui le pendenze sono intorno al 6-7%. Il tratto duro, lo ripetiamo, è a 2 km dal Gran Premio della Montagna. Dopo il tornante Costa Mesana, lì le pendenze arriveranno al 16%. Stato dell'asfalto perfetto, vedete, sede stradale nuova. È già sul 23. Nessun problema per i corridori, almeno da questo punto di vista. Vabbè che in salita, insomma, lo stato delle strade ha un'importanza relativa. Comunque sì, è comunque importante. Avete visto la catena già sul 39-23, vuol dire che le pendenze superano già il 10%, si vede anche la velocità, qui il corridore in fuga sta andando a 16-17 all'ora, ecco, da qui diventa dura e quindi proprio su queste rampe potremmo vedere i primi attacchi da parte dei corridori del gruppo. Abbiamo degli aggiornamenti da Radio Corsa. Allora, Ebersold nel giro di un paio di chilometri ha guadagnato 40 secondi sugli ex compagni di fuga. A 4 minuti e 13 ci sono Piccoli, Marzoli, Mazzoleni e Pozzi. A 8:20 Svorada, a 8:50 il gruppo Maglia Rosa che vediamo inquadrato. Quindi Jan Svorada ovviamente sta perdendo secondi che aveva guadagnato in discesa. Eccola qua la salita, Passo Furcia, è stata affrontata, io almeno mi ricordo che è stata affrontata nel 1981 dal versante opposto, molto più impegnativo. Ci fu l'attacco di Giovanni Battaglin che vinse la tappa che aveva il traguardo a San Vigilio di Marebbe. Roata, notizie dal gruppo Perez Quapio. Sì, scatto intanto quello di Nicky Ebersold, del vettico Ebersold, che ha fruttato già vantaggio robusto, avete detto una quarantina di secondi, e ti confermo per tutti l'opzione ormai del 39-23, anche uno scalatore per esempio come Wegman, ma comunque tutti stanno spingendo questo rapporto, molte volte sono gli uomini della Panaria a tenere minimamente alto il ritmo, anche se probabilmente questi corridori sentono ormai di aver poca prospettive rispetto, Lorenzo, al finale di tappa. Dimmi. Stiamo vedendo che in testa al gruppo la Saeco sta imponendo un bel forcing, quindi tra un po' vedranno le scintille. Tra l'altro i due Saeco di questa fuga sono in continuo contatto con Miozzo nell'ammiraglia della squadra rossa e pertanto ogni tanto vanno davanti, ma poi davvero il gruppo si allarga e come potete vedere è segnale certo di andatura non elevatissima mentre continua la fuga di Ebersold. Superato il cartello dei 60 al traguardo, Nicky Ebersold, lo svizzero, è ai 3 km dal Passo Furcia e proprio tra qualche centinaio di metri ci sarà il tratto al 16%. L'aveva previsto Davide Cassani che le scintille sarebbero cominciate su questa salita. Martinello, abbiamo visto scatenato Alessandro Spezialetti, anche Goraz Stangl. Sì, due grandi passisti con doti particolari anche in salita che stanno scandendo un passo notevole nel tentativo appunto di scremare il gruppo. Infatti vediamo da queste immagini dall'elicottero come il gruppo sia allungatissimo e cominciano ad esserci già i primi cedimenti, non sono rimasti più di 25-30 ormai alla ruota dei migliori e presumibilmente assisteremo a dei veri attacchi da parte degli uomini di classifica già dal Passo Furcia. Andiamo da Fabretti che prima ci aveva detto una cinquantina di unità a far parte del plotone Maglia Rosa. Alessandro, sempre meno. Sì, sicuramente sempre meno e dunque il leader della classifica. Attenzione! Simoni!
Gilberto Simoni. Subito, appena comincia lo strappo duro, subito Gilberto Simoni con un rapporto abbastanza duro. Gilberto Simoni che sta già provando la febbre a Popovic. E vediamo cosa dirà il termometro dell'ucraino. Il tentativo di Gilberto Simoni praticamente a quanto dalla cima? 6 chilometri? Sì, 5-7 chilometri. Sì, 5-6 chilometri. In seconda posizione Vladimir Belli, ma Popovic è subito lì. Popovic con garate. Alessandro, a te. Beh, attenzione, i primi cedimenti importanti. Bradley McGee ha perduto contatto dal gruppo dei migliori e insieme con Bradley McGee praticamente tutti gli uomini di Jaroslav Popovic, che dunque, stando ai miei rapidi calcoli, dovrebbe essere rimasto da solo. E qui però... Attenzione, Eugenio! Vai, Alessandro, attenzione, sei in onda. Perché è già in difficoltà Stefano Garzelli. Ai. Stefano Garzelli ha già perso almeno 15 metri. Addio. Dal gruppo della Maglia Rosa. Però, per sua fortuna, davanti a lui ci sono sia Pellizzotti che Noè. Dunque potrebbero riportarlo sul gruppo. Però certo è che dal primo scatto, immediatamente, la difficoltà di Stefano Garzelli è stata evidente. E insieme con Stefano Garzelli hanno perduto anche contatto Lobado e Cagnata. Adesso hanno recuperato il gruppo della Maglia Rosa, il gruppo di Gilberto Simoni. Ma perché proprio questo gruppo ha rallentato? A voi. A quanto siete dalla vetta, Alessandro? Domandone da un miliardo, non lo so. Sì, siamo più o meno a 5 chilometri dalla vetta. No, adesso... perché spesso capita che, siccome c'è una segnaletica completa in salite di questo tipo, i tifosi lungo la strada, per portarsi a casa un souvenir, no, staccano questi cartelli. Sicuramente ha già superato i 3 chilometri dal Gran Premio della Montagna Nicky Ebersol. Il ritardo del gruppo era di 8 minuti, in salita significa poco più di 3 chilometri, quindi dovremmo essere... Ecco, ritorna ai Spezialetti. 5 dalla vetta. Vedete che la velocità è calata, c'è stato un primo attacco di Simoni, ha voluto un po' fare selezione, ma si è portato di nuovo in testa Spezialetti, che è salito regolare. Spezialetti che può dare ancora un buon contributo. Difatti vedete che la velocità è di nuovo aumentata, grazie proprio a Spezialetti. E abbiamo visto pedalare lì davanti anche Sella, ci riferiamo sempre al gruppo Maglia Rosa. Prosegue l'azione di Nicky Ebersold, questo svizzero che ci provò da lontano anche nella tappa di Montevergine. Sì, raggiunto a 10 km dall'arrivo. Questi sono gli inseguitori di Nicky Ebersold. Con Perez nessuno prende l'iniziativa, hanno tutti paura perché la salita è ancora lunga, perché di chilometri ce ne sono ancora tanti da affrontare, mentre Di Mazzolini, lo vedete, sempre lì, tranquillo, un po' meno tranquillo Spezialetti. Vai Alessandro, raccontaci queste allora, fasi calde. Spezialetti fa di nuovo ritmo, Sella risponde immediatamente, poi c'è Gilberto Simoni, ha risposto anche Giuliano Figueras senza tanti grandi problemi. Chiediamo a Varte Servino di andare ancora avanti. Subito dietro Giuliano Figueras, Damiano Cunego, bene anche Sergei Gonciar, Dario Daviccioni, poi ci sono i due uomini della Lampre, dunque Manuel Garate e Vladimir Belli, c'è anche naturalmente della Fornac il campione sloveno Tadej Paliavec, poi ancora in difficoltà, muove molto le spalle, non lo vedo assolutamente bene Stefano Garzelli. Subito dietro di lui c'è il compagno di squadra Pavel Tonkov, ancora più indietro c'è Lobato, quindi tre uomini dell'Alessio. È rientrato, vediamo un pochino, dovrebbe essere Mikoljevic, no, Ljungquist, ecco, no, dovrebbe essere Cristian Moreni. Allora Cristian Moreni, Andrea Noè, Franco Pellizzotti, poi ancora più indietro in difficoltà c'è Cagnada e chiude in ultima posizione Steve Zampieri. Questo è il gruppo della Maglia Rosa, sempre tirato da Alessandro Spezialetti. Dunque, anche se con grande difficoltà, Garzelli è rimasto agganciato per adesso, ma è stato un brutto segnale prima. Brutto, bruttissimo segnale, perché ha dimostrato di essere in difficoltà. Lo vediamo in questo momento con il numero 181, ondeggia molto le spalle, qui le pendenze sono molto molto importanti, vedete difatti i corridori che si staccano. Quindi dei primi 10 della classifica generale, l'unico a saltare per il momento è stato Bradley McGee. Eravamo curiosi su quel che avrebbe potuto fare oggi, evidentemente non ancora le doti. Bradley McGee potrà migliorare, perché ha un fisico eccezionale, per reggere 3 settimane, soprattutto per reggere su salite di questa entità. Alessandro Spezialetti prosegue nella propria opera di
forcing. Torniamo su Nicky Ebersold che ha 1 minuto e 25 secondi di vantaggio sul gruppo Perez Quapio. A te Lorenzo. Sì, mentre va la fuga di Ebersold e si è dimostrato il gruppo degli inseguitori, sono attaccati decisamente Bertolini e Bertogliati, mentre è ritornato sotto Michele Gobbi. È davvero un passo da riuscire nel ricongiungimento dopo che poco fa si era staccato. Anche Bertogliati ci prova, mentre Bertolini e Wegman sono distanti ormai. Mi sembra piuttosto piantato Pellizzotti, Alessandro. Proprio così, stavo cercando di intervenire per raccontare questo momento. Franco Pellizzotti fin dall'inizio non l'avevo visto bene e infatti si è piantato. Per sua fortuna dietro di lui c'è Cristian Moreni, ma la salita è ancora molto lunga, dunque non crediamo che possa tenere il ritmo dei migliori. Intanto si è staccato anche Steve Zampieri, mentre un pochino più avanti c'è Cagnata. Il gruppo prosegue e Pellizzotti è sempre a una decina di metri, insomma sono 10 metri lunghissimi. E Gilberto Simoni stava colloquiando con il proprio direttore sportivo Beppe Martinelli, probabilmente per chiedergli quanto avevano ancora di vantaggio Mazzoleni e Tonti, che sono là davanti, che potrebbero più avanti dare una mano a Simoni e Cunego. E potrebbe anche lui dare delle indicazioni sul suo stato di salute e potrebbe anche eventualmente suggerire a Cunego di fare un attacco, ma staremo a vedere. Alessandro. In questo momento siamo a 3 km dal Gran Premio della Montagna. Eccolo! Come era previsto è partito Damiano Cunego. A 3 km dalla vetta Damiano Cunego. Un colloquio tra Simoni e Martinelli, era tutto preventivato evidentemente, il tentativo di Damiano Cunego. 22enne di Cerro Veronese, Cunego è sesto in classifica, 1.48. E Popovic non risponde, Popovic per il momento rimane nella scia di Simoni. Simoni che naturalmente lascia fare, attenzione perché davanti adesso Cunego si può trovare due pedine fondamentali, importantissime, come Tonti ed Eddy Mazzoleni. Infatti Davide, quando Simoni a 5 km dalla vetta ha messo la testa fuori, ha provocato quella a lungo, mi sembrava che fosse proprio secondo i piani, sì, no? Sì. Ha detto proviamo questa accelerata, sì. Vediamo cosa fa Garzelli. Intanto Garzelli ha dato il primo cedimento e adesso a 3 km dal Gran Premio della Montagna è partito Cunego e si è messo al comando Giuliano Figueras, corridore della Lampre, molto bravo. Andiamo da Lorenzo, a te Lorenzo. No, si è staccato Eddy Mazzoleni sul segnale dell'ammiraglia, sì. Probabilmente per aspettare Cunego, lo sta proprio aspettando. Esatto, lo aspetta in cima. Lo Capretti. Sta aspettando. Vai Alessandro. Secondo cedimento per Stefano Garzelli, ha nuovamente perduto contatto da Gilberto Simoni. Davanti a lui c'è Pavel Tonkov che lo sta pilotando, poi Valiavez, quindi Sella, poi con il dorsale 27 Andrea Noè, quindi Lobato. In leggerissima difficoltà Sergei Gonciar, ma lo conosciamo. Volevo segnalarvi che dopo l'attacco di Damiano Cunego, Gilberto Simoni si è messo lì a fare da tappo. Manuel Garate ha chiesto a Simoni di andarla a riprendere, Simoni ha detto no e quindi è scattato Giuliano Figueras. Bellissima tappa, si presenta un finale entusiasmante proprio perché c'era nell'aria questo attacco di Damiano Cunego, proprio per questo Martinelli aveva lanciato l'attacco, Eddy Mazzoleni e Tonti con un Cunego che è sempre lui e difatti è lì all'attacco, sempre in salita. Rendiamo merito a Nicky Ebersold che sta per scollinare sul Furcia, eccolo qui, mancano al traguardo 56 chilometri e 300 metri, dopodiché le nostre telecamere saranno dedicate a Damiano Cunego che prova a ribaltare a suo favore questo 87esimo Giro d'Italia, tutto studiato in casa Saeco, grande generosità e intelligenza da parte di Gilberto Simoni. Stamani alla partenza aveva detto l'importante è che vinca la Saeco, potrei essere io, potrebbe essere Damiano Cunego. Per adesso spazio a questo campioncino veronese e diventa un problema per Popovic perché è rimasto solo, non so chi possa dargli una mano, forse Gonciar, se riuscirà a rientrare lo farà. Vedete che adesso non c'è collaborazione all'inseguimento di Cunego che in cima si troverà due importanti tiratori come Tonti e Mazzoleni. Alessandro, c'è sempre Cioni nel gruppo Popovic. Sì, assolutamente, Cioni sta
rispondendo perfettamente agli attacchi, mentre questo gruppo, Gilberto Simoni, sta transitando adesso davanti al cartello di 2 km al Gran Premio della Montagna. Il ritmo è nuovamente sceso, dunque Stefano Garzelli, pilotato in modo straordinario da Pavel Tonkov, sta cercando di recuperare la ruota di Tadej Valjavec, che chiude il gruppo, ma davanti c'è Manuel Garate che ha preso il via. Volata per il secondo posto al Gran Premio della Montagna del Furcia. E Radio Corsa ci indica che Damiano Cunego, nel volgere di un chilometro, ha guadagnato 30 secondi sulla maglia rosa. Sì, sta andando molto forte Cunego, ma anche dietro non c'è assolutamente collaborazione, hanno rallentato, Simoni sta controllando la situazione e Cunego, fantastico questo ragazzino. Chiederei a Lorenzo Roata di rallentare a questo punto e di aspettare Cunego, quindi avremo Moto2 con Roata su Damiano Cunego e Fabretti invece che resterà nel gruppo Simoni Popovic. Sulla sinistra Damiano Cunego, intanto sulla destra Manuel Garate che si era sganciato. Continua Damiano Cunego, mani basse sul manubrio. Cunego che ormai è nel tratto più difficile, che sta terminando, perché gli ultimi 500 metri sono abbastanza facili. Si alza sui pedali, alla pedalata è ancora ottima. Che bel corridore che è Damiano Cunego. Poca paura, sta eseguendo gli ordini di Martinelli e di Simoni. Abbiamo visto, ci ha fatto vedere, guardate che roba, è già riuscito a fare il vuoto tra lui e Simoni. Simoni bravissimo, sta controllando la situazione. C'era uno striscione lungo le rampe del Furcia, l'eredità di Pantani è nelle mani di Cunego. Molti paragoni fatti su questo bravissimo atleta veronese, però attenzione perché potrebbe essere questo un tentativo per mettere in difficoltà Popovic, ma non diamo per scontato che Simoni si sia reso, anzi, assolutamente no, anzi. Ma questa è la tattica. Simoni sta facendo un lavoro straordinario, ha lanciato Cunego. Difatti, cosa ha detto l'altro giorno? Io voglio vincere questo giro, ma la cosa importante è che questo giro rimanga in casa Saeco. Aveva una carta da giocare, tutti noi pensavamo che potesse giocarla e l'ha giocata, ed era giusto così, perché sapeva di avere una squadra molto forte Simoni, sapeva che Popovic era sì lui forte ma la squadra debole, e l'unica carta, l'unica possibilità che avevano oggi era questa. Complimenti. E Cunego va a raggiungere i fuggitivi della prima ora, da Mazzoleni a Pozzi a Mariano Piccoli a Marzoli, e più avanti troverà anche due compagni di squadra, Eddie Mazzoleni e Andrea Tonti, che sono all'attacco dal 20° chilometro. Questo invece è il gruppo con Gilberto Simoni. Vedete Simoni con la maglia rossa, poi c'è Popovic in maglia rosa, poi c'è Vladimir Belli, c'è Giuliano Figueras, c'è Dario David Cioni, c'è Andrea Noè, ma non c'è Pellizzotti, che evidentemente ha perso contatto. Continua nel frattempo questo forcing fantastico di Damiano Cunego. Roata a te. Sì, addirittura fermo, approfitta per dissettarsi Eddie Mazzoleni, che in altri momenti ha sfiorato la surplus alla maniera dei pistard, e continua proprio ad aspettare Damiano Cunego. Noi ci siamo fermati con la nostra moto proprio sotto il Gran Premio della Montagna, dove sono già sfilati naturalmente tutti, anche quelli che erano in ritardo rispetto al gruppo che era dei battistrada, che aveva fatto tappa fino a questo momento. Ti ribadisco, sta parlando tranquillamente con un fotografo Eddie Mazzoleni e aspetta Damiano Cunego. No, ha continuato invece per la sua strada Tonti. E cioè, si è praticamente fermato Mazzoleni. Auro, è fermo, sta parlando e scherzando, sì, sì, coi tifosi. È giusto così, perché deve comunque prendere fiato e deve aspettare Damiano Cunego, perché c'è la discesa, ma soprattutto il tratto in pianura, lungo e tutto controvento. Quindi Mazzoleni sarà fondamentale per Damiano Cunego. È dall'inizio del Giro d'Italia che diciamo, sosteniamo, ribadiamo che la Saeco è la formazione di riferimento, sicuramente la squadra più forte di questo Giro d'Italia, ma che si arrivasse a tanto quasi non ce lo saremmo aspettato, cioè che un compagno di squadra fosse mandato in fuga a 200 km dal traguardo e che si fermasse ad aspettare il giovane Cunego in cima al Furcia. Beh, questo è il massimo proprio. Il massimo, vedete che abbiamo visto Sella in difficoltà a una ventina di secondi dal gruppo Maglia Rosa, gruppo Maglia Rosa che sta andando
Piano, non c'è nessuno che si mette al comando, forse adesso c'è un uomo della Vini Caldirola. Sì, con Damiano Cunego, vedete, c'è Marzoli che faceva parte del gruppettino con Mariano Piccoli. Piccoli è già stato raggiunto al pari di Renzo Mazzoleni e Oscar Pozzi. Quindi siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna. Ultimo rilevamento per Cunego sulla maglia rosa e sul proprio compagno di squadra Gilberto Simoni. 45 secondi, vedete, dovrebbe esserci Mazzoleni pronto adesso a scortare Damiano Cunego. C'è la maglia rossa di Mazzoleni là in fondo e subito dopo lo scollinamento Mazzoleni darà una mano a Damiano Cunego, quindi si forma questo terzetto con Marzoli, Mazzoleni e Cunego. Adesso controlliamo che vantaggio ha Cunego su Simoni e Popovic. Sì, faremo abbiamo fermato il cronometro sul Gran Premio della Montagna. Eccolo qua, Eddie Mazzoleni che non ha tirato un metro fino a pochi secondi fa e adesso dovrà fare una cronometro fino alla salita, all'inizio della salita di Taranto, e poi anche Tonti dovrebbe fermarsi. Aveva 6:22 di ritardo Cunego da Nicky Ebersold, che continua la propria azione in solitaria. È passato in seconda posizione sul Furcia La Verde, terzo Moss, quarto Bagliani e quinto Brun. Quindi ci sono tre gare in un'unica gara. C'è la lotta alla tappa con Ebersold in fuga, c'è l'attacco di Cunego a Popovic e c'è la difesa di Gilberto Simoni. 6:22 Cunego, quindi ha guadagnato più di un minuto in 3 chilometri. 1 minuto e 17 secondi il vantaggio di Cunego nei confronti della maglia rosa. Sono in tre Cunego, Mazzoleni e Marzoli, dietro sono in una quindicina. Alessandro, ce lo confermi? Sì, adesso il gruppo della maglia rosa comprende anche Renzo Mazzoleni, che nel frattempo è stato riassorbito. Ci voltiamo molto più indietro, sarà un centinaio di metri Emanuele Sella, quindi tutti gli altri con Franco Pellizzotti che ha perso davvero tanto terreno. Giornata no, qui si gioca il Giro d'Italia e questo è Sella in difficoltà. Comunque non molla, vedete che è nella scia delle ammiraglie e questa è un'immagine di pochi istanti fa, vedete il suo ritardo è di 25 secondi nei confronti della maglia rosa che adesso mangia qualcosa. L'aveva annunciato Jaroslav Popovic, se dovesse scattare Cunego io non risponderei. Poteva essere in questo caso una tattica suicida per Popovic, perché? Perché allora in contropiede sarebbe ripartito Gilberto Simoni e sappiamo tutti che se va in crisi sull'ultima salita i minuti scorrono, volano senza problemi, quindi Popovic sta dimostrando maturità in questa fase. Sì, è diretto molto bene da Marco Saligari in ammiraglia. Popovic, sai, se non ha seguito Cunego vuol dire che comunque ha il timore di questa tappa, aveva anche paura della salita di Taranto, sapeva che Cunego poteva scattare, se l'era immaginato, perché il forcing della Saeco aveva un unico scopo, quello di lanciare o Simoni o Cunego, tutti noi pensavamo Cunego, difatti così è stato, un Damiano Cunego che bisogna dire che oggi potrebbe riconquistare la maglia rosa, ma ne mancano tanti di chilometri, adesso c'è questa discesa, poi e poi un lungo tratto di pianura. Siamo a 54 chilometri dal traguardo per Cunego, mentre più avanti naturalmente ha un vantaggio ancora di 6 minuti Ebersold. Quindi essendo un tratto in discesa, Ebersold dovrebbe aver già superato il cartello dei 50 al traguardo. Sì, ha già superato il cartello, quindi meno di 50 km per Nicky Ebersold, lunga discesa. Io consiglierei naturalmente al nostro regista Balani di tenere la telecamera su Ebersold e poi concentriamoci su Cunego e sulla maglia rosa con Simoni all'inseguimento. Avevano un primo e 20 secondi scarso sul Furcia da recuperare. Non so dove sia ancora Tonti che anche lui poteva aspettare Damiano Cunego. Roata, raccontaci la discesa. Sì, naturalmente Eddie Mazzoleni che apre la strada al pupillo di casa Saecco in seconda ruota e Ruggero Marzoli dietro, tutti a pennellare curve sul filo degli 80 all'ora esattamente in questo momento. Non vediamo ancora Tonti, non c'è Tonti, non si è fermato l'altro compagno di squadra di Damiano Cunego. Popovic, vedete, no? Segue come un'ombra Gilberto Simoni che adesso è costretto a stare ruota, però
bisogna fare i complimenti a questo ragazzo, perché comunque dà la possibilità a Damiano Cunico di giocarsi le sue carte. E naturalmente ti riferisci a Gilberto Simoni. Fabretti, ci dici l'esatta composizione del gruppo Popovic-Simoni? Allora, Tonkov, Figueras, Simoni, Popovic, Belli, poi Garzelli, quindi Valjavec, poi Cioni, poi Gonciar, quindi Renzo Mazzoleni, poi Andrea Noè e chiude in ultima posizione Lobato. Intanto Roberto Reverberi si è avvicinato a Giuliano Figueras e gli ha detto non andare a tirare perché poco dietro c'è Emanuele Sella, che potrebbe essere molto importante in vista della prossima salita. E abbiamo visto Ebersol che ha preso dei rischi in quella curva sulla destra, per fortuna c'era una via d'uscita ed è riuscito a rientrare. Ruota. L'ammiraglia Saeco, che stava seguendo Cunego, probabilmente con Martinelli, adesso è andata davanti, ha superato il terzetto Cunego, Mazzoleni, Marzoli, probabilmente davanti a dare un ordine ulteriore anche per Tonti. Sì, deve fermarsi Tonti, non ha nessun senso per lui stare là davanti, perché Mazzoleni sì è bravo, ma se sono in due a tirare possono andare molto più veloci, quindi io mi aspetto tra un po' anche Tonti fermo in mezzo alla strada. Non tutti, lo ricordiamo, hanno le radioline, gli auricolari, quindi non è possibile parlare contemporaneamente con tutti i componenti la squadra. Ecco il motivo per cui Martinelli va là davanti da Tonti ad avvisarlo che stanno arrivando Mazzoleni e Cunego. Sappiamo per certo che Eddie Mazzoleni ha la radiolina, perché l'abbiamo visto anche questa mattina che continuamente parlava con l'ammiraglia. E si è entrati in Val d'Aora, nella stupenda vallata che poi si tramuterà in Valpusteria. Eccolo qua Pavel Tonkov, molto bravo. Giuliano Figueras rimane a ruota come gli ha suggerito il direttore sportivo, mentre Tonti, eccolo qua Tonti, vedete che in questo momento si rialza e aspetta Cunego e Mazzoleni. Eccolo Tonti che si rialza. Eh beh, signori, questo è il classico gioco di squadra, una tattica preventivata, studiata a tavolino durante le riunioni che quotidianamente si fanno in seno alla squadra. Durante l'ora della colazione si parla della tattica da seguire, delle strategie di gara. Io mi ricordo nel 1980 quando si affrontava lo Stelvio, un attacco della Renault, Bernadot all'attacco, poi lo scatto di Bernard Hinault, in maglia rosa c'era Vladimiro Panizza, Hinault staccò tutti quanti, in cima si ritrovò con Bernadot e andarono di comune accordo al traguardo. Hinault conquistò la maglia rosa, Bernadot conquistò la tappa. E Andrea Tonti, eccolo qui, sta aspettando Cunego e Mazzoleni, un saluto, si è fatto qualcosa come 120 km di fuga assieme ad altri 16 attaccanti, mentre Nicky Ebersold, che non deve rispondere a nessuna strategia, nessuna squadra, è là davanti. E bisogna rendergli omaggio perché sta facendo uno sforzo immane Ebersold. E sta andando molto bene, il problema per lui è che adesso si ritrova solo con la strada pianeggiante e un forte vento contrario. Io penso che l'unico errore quest'oggi che è stato fatto da Popovic per il momento è che ha lasciato andare via una fuga di 17 corridori con due uomini come Tonti ed Eddie Mazzoleni. Ho capito, ma da solo cosa poteva fare? Sappiamo benissimo che la squadra di Popovic non è competitiva. In pianura però le cose sono diverse, sono andati via dopo 20 km ed era chiaro che se avevi due uomini della Seiko davanti ci fosse stato un attacco di Cunego o Simoni, e quindi l'unico errore, se vogliamo bisogna cercare alleanze, caro Davide. Adesso vedremo. Sulla destra Eddie Mazzoleni, Damiano Cunego, sulla sinistra Tonti che sta aspettando i compagni. Personalmente io non avevo mai visto nulla di simile. Io qualche altra volta. A 10 anni a questa parte almeno. Così evidente no. Ma proprio che Mazzoleni si fosse fermato sul Furcia con il tempo di dissetarsi, di mangiare qualcosa proprio, e poi scortare Cunego in discesa. Adesso Tonti sta facendo praticamente la stessa cosa. È da ricordare. Tonkov con Simoni a 30 metri e Popovic che lo segue come un'ombra. Sono ancora nella discesa del Furcia. È partito il cronometraggio, vedete già 1 minuto e 33, ma questo è riferito
al passaggio di Ebersold ai 40 dal traguardo. Pavel Tonkov, un Garzelli che è riuscito comunque a salvarsi per il momento, anche perché dopo l'attacco di Cunego la velocità è calata di brutto, un Garzelli che potrebbe pagare nell'ultima salita, quella di Taranto, vicino al traguardo. Non dimentichiamoci che all'inseguimento di Ebersold ci sono gli attaccanti della prima ora. Vedete, Popovic cerca di allungare in questo tratto in discesa, posizione aerodinamica per lui. Dunque, all'inseguimento di Ebersold sono rimasti Innocentini, Baliani, Perez Quapio, Iliano, Gobbi, Vegelius, Di Grande, La Verde, Brandt, Bertogliati, Moss e Oscar Mason. E mi sembra che adesso Cunego e Mazzoleni siano vicinissimi a Tonti. Sì, 1 minuto e 40 nel frattempo il vantaggio di Ebersold nei confronti dei contrattaccanti. Meglio non fare confusione e spiegare contrattaccanti, ovvero i fuggitivi del mattino. Esatto, possiamo dire che c'è Ebersold davanti da solo, poi il gruppetto Perez Quapio. E questo invece è il gruppo maglia rosa con Cioni che si è portato al comando. Poi c'è Tonti che sta aspettando Mazzoleni, Cunego e Marzoli. Ecco, rivediamo la curva sbagliata di Ebersold e anche i corridori del gruppetto hanno avuto difficoltà. Ecco, la situazione è questa. Ebersold davanti a tutti. Quanto manca al traguardo, radiocorso per Ebersold? Siamo sui 37 chilometri. Secondo gruppetto con Perez Quapio, Nocentini, c'è Christophe Brun che ormai al limite della sua maglia rosa virtuale, c'è Moss, c'è Bertogliati e c'è Mason. Poi il gruppetto di Damiano Cunego con Eddy Mazzoleni, tra un po' ci sarà anche Tonti con loro Marzoli, e questo è il gruppo maglia rosa, sempre in quella curva che tutti gli altri hanno sbagliato. Fabretti, a te la linea. Sì, allora il gruppo... Che paese state attraversando adesso? Val d'Arola. Val d'Aora, sì. Val d'Aora, sì. Quindi esatto. Tra poco si arriverà a Brunico, o meglio, Ebersold è ormai vicino a Brunico. Sì, c'è la Valla Pusteria. Prossimo paese per il gruppo Maglia Rosa, Perca. Devono ancora passare ai 40 dal traguardo. Sì, la maglia rosa sì, mentre è già transitato dai meno 40 Ebersold, Nicky Ebersold. Siamo sempre con le immagini sul gruppo maglia rosa, adesso vedremo chi andrà in testa a tirare. Per adesso non tira nessuno, mentre vedete che Cunego sta parlando con Eddy Mazzoleni, mentre dovrebbe essere arrivato, tra un po' dovrebbe esserci anche Tonti. Eccolo là, Tonti. Ruota te. Sì, hanno fatto il ricongiungimento con Tonti. Quindi Tonti. C'è Bertolini. E adesso tireranno solamente Tonti ed Eddy Mazzoleni in questo tratto controvento in pianura. Tattica formidabile quella della Seco. Nulla da fare, formidabile. Molto bravo, vedete dietro, non c'è assolutamente accordo, quindi perderanno altri secondi in questo tratto, ma tra un po' potrebbero trovare, anche perché potrebbero rientreranno questi corridori. Mi sembra che ci sia anche Pellizzotti, mi sembra che ci sia anche McGee, ma sentiamo poi dopo Alessandro Fabretti che è in coda al gruppo. Fabretti, naturalmente Simoni non tira un metro, no? No, Simoni non tira un metro, c'è sempre Pavel Tonkov a fare andatura, dietro lui Dario Davicioni, quindi Gilberto Simoni. Mi volto e dietro sta rientrando, come aveva suggerito giustamente Roberto Reverberi, proprio Emanuele Sella. Con lui c'è un altro corridore della Saunier Duval, dovrebbe trattarsi di Cagnada, se non sbaglio, mi è dietro, comunque dovrebbe trattarsi proprio di Cagnada. Infatti vediamo che Guerra si è messo dietro, mette attenzione che sta scattando Lobato. Io credo che davanti al gruppo della maglia rosa però ci sia Manuel Garate, perché Garate era, sì, era scattato. Sì, sì, è vero, no? È vero. Ecco, e l'ammiraglia della Lampre è andata avanti, segno che Garate ha guadagnato non poco. Adesso scatta proprio Lobato e lo segue immediatamente Dario Davicioni, e Cagnada mi sta raggiungendo in questo momento, però subito dietro di me sta arrivando il gruppo Franco Pellizzotti insieme con Bradley McGee. Dunque Pellizzotti insieme con McGee rientra nel gruppo della maglia rosa. McGee è un ragazzo che conosce i propri limiti, non ha reagito agli scatti, è salito regolare e difatti adesso è riuscito a rientrare.
Attenzione perché sta scorrendo il cronometro sul vantaggio di Cunego nei confronti di Popovic. Cunego, lo ricordiamo, in classifica generale deve recuperare 1 minuto e 48 secondi. Il cronometro è partito quando Cunego con i suoi compagni di squadra erano transitati ai 40 dal traguardo. Al Gran Premio della Montagna Cunego aveva un vantaggio di 1 minuto e 17, come vedete il vantaggio è aumentato sensibilmente, anche perché dietro non tira nessuno per il momento, aumenta il vantaggio, siamo già a 1 minuto e 40 secondi e devono ancora transitare sotto lo striscione. Mamma mia, può saltare in aria questo giro oggi. Adesso si organizzeranno un po', adesso c'è il corridore della Tena che si è portato al comando, più di due minuti il vantaggio, più di due minuti il vantaggio di Cunego. Lo scollinamento sul Furcia c'è stato ai 56 dal traguardo, lì Cunego aveva 1 minuto e 17. Questi sono i primi inseguitori di Ebersold, quindi non facciamo confusione. Questo invece è il dato che più interessa, il passaggio di Jaroslav Popovic, 40 dal traguardo, 2 minuti e 19 secondi. Quindi attualmente Cunego ha superato Popovic in classifica generale. Esatto, mentre si sono portati al comando gli uomini della Saeco, non devono e non possono tirare perché lo stanno facendo e molto bene Tonti e Mazzoleni. Cunego bravissimi in terza posizione, anche gli altri stanno sfruttando la scia. Vediamo Wegman, Bertolini e Marzoli. Sì, questo è un dato ancora in fieri perché c'è davanti Christophe Brun che ha ancora almeno 4 minuti di vantaggio su Cunego, quindi aspettiamo a dire che Damiano Cunego è maglia rosa virtuale, lo sarà probabilmente tra qualche chilometro ma non adesso. Fabretti, a te. Beh, è abbastanza strana la situazione perché qui siamo in un tratto in discesa, falso piano in discesa, e pensate che il gruppo della maglia rosa viaggia a 30 km orari. È incredibile, la Saeco fa tappo, è rientrato anche Alessandro Spezialetti, alla sua ruota c'è Gilberto Simoni, sono praticamente fermi. Adesso si organizzeranno perché Popovic non può lasciare andare Cunego, perché Cunego a questo punto potrebbe diventare il vincitore del Giro d'Italia perché sta guadagnando tantissimo. Adesso abbiamo visto gli uomini, eccoli qua, gli inseguitori, ma la cosa importante è che Cunego sta facendo qualcosa di straordinario, ma la Saeco sta facendo qualcosa di straordinario. Alessandro, abbiamo visto arrivare sul monitor di servizio anche Ferretti che colloquiava con Cioni, possiamo avere qualche testimonianza in diretta? Beh certo, allora chiedo a Walter Servino di rallentare un pochino e di avvicinarci all'ammiraglia della Colnago Lambocredit, anche perché vorrei intanto capire come questa formazione intende muoversi e soprattutto quando intende muoversi. Adesso c'è una grande confusione perché i corridori, terminata la discesa, stanno portandosi alle rispettive ammiraglie per raccogliere borracce, dunque immaginate il traffico, la confusione. Però cerchiamo di raggiungere Marco Saligari proprio per provare a chiedergli allora qualcosa. Niente, nuovo sorpasso, c'è il tappo praticamente tra Vini Caldirola, Mobili Rubinetterie, Colnago Lambocredit, macchina della giuria, frenate brusche, riprendo la linea, vediamo un po'. Marco, eccoci, allora abbassa il finestrino, sempre gentile. Marco, quando intendete muovervi? Com'è? Quando intendiamo muovermi? È lui solo, adesso vediamo. Sì, qui comunque la situazione si fa complicata perché Cunego sta continuando a guadagnare. Beh, decisamente, la Saeco hanno giocato bene, era quello che ci si aspettava tutti. Adesso però un ritmo così blando non si può tenere più, vero? Adesso diventa sensibile il suo vantaggio. Grazie Saligari. Io chiederei a Walter Servino, se siete d'accordo, di avvicinarci all'ammiraglio della Vini Caldirola. Alessandro, scusami, Cunego è passato adesso ai 35 dal traguardo e facciamo un altro rilevamento cronometrico in tempo reale. Popovic non può tirare un metro perché poi c'è la salita e quindi adesso lui non può assolutamente spendere energie. Lo stanno facendo Mihalevich e lo sta facendo Paventonko, quindi da adesso in poi potrebbero ancora guadagnare qualche cosa gli uomini della Saeco, Cunego, Tonti e Mazzoleni, però secondo me mi sembra, almeno l'impressione è che questi corridori stiano andando più forte rispetto ai corridori del gruppo Maglia Rosa. Attenzione perché Radio Corsa, presto avremo la conferma anche dal nostro cronometro che è partito,
Radio Corsa ci dice che tra Cunego e Popovic ci sono 3 minuti. Eh sì, hanno perso tantissimo, come ci ha detto Alessandro Fabretti, stavano andando ai 30 all'ora ai corridori del gruppo Maglia Rosa, mentre davanti sfioravano i 50 all'ora. Adesso la velocità è sensibilmente aumentata con Mihojevic, corridore croato dell'Alessio. E tra Cunego e il gruppo Maglia Rosa rimangono 3 atleti. Garate, che era uscito proprio in vista del passaggio sul Furcia, Piccoli e Pozzi, che invece erano fuggitivi della prima ora. Fabretti, a te. Mentre Giuseppe Martinelli ha preferito non parlare, io mi avvicino alla Vini Caldirola Nobili Rubinetterie con Roberto Amadio per cercare di capire la situazione, perché Stefano Garzelli continua a soffrire anche oggi. Sì, anche sul Furcia ha sofferto un attimino, è stato bravo con Tonkov a rimanere lì i 6 migliori. Adesso vediamo cosa succede, mi sembra che l'Alessio abbia preso in mano la situazione e vedremo sull'ultima salita, che è molto dura. Il suo tono non mi piace, come non mi piace la pedalata di Stefano. Ah, sta facendo un po' fatica, si è visto, insomma, ecco, che sta soffrendo un po', però è ancora qui con Simoni, quindi vediamo. Va bene, grazie a voi. Corre inesorabile il cronometro, e sì, questo è il rilevamento ai 35 dal traguardo. Sì, stanno perdendo ancora, perché davanti Tonti e Mazzolini stanno imprimendo un ritmo maggiore rispetto a Mihojevic, anche perché per il momento sta tirando solo lui, gli sta dando una mano Pavel Tonkov. Simoni tranquillo, un po' meno Popovic, ma non ha alternativa, deve stare a ruota, deve eventualmente sfruttare l'ultima salita, quella di Trento. Silvio Martinello, la bravura, il coraggio, le doti, la classe di questo ragazzo, e ci riferiamo naturalmente a Damiano Cunego, ma anche, direi soprattutto, l'importanza di avere una squadra al fianco, una squadra competitiva, cosa che non ha Jaroslav Popovic. Eh sì, oggi abbiamo visto quanto importante sia appunto il fatto di avere una squadra forte a disposizione. Stanno giocando al meglio le proprie carte, ma io non sottovaluterei l'intelligenza tattica anche di Popovic, che a mio avviso sta correndo, d'altronde non ha alternative perché è rimasto solo, ma sta correndo al meglio. Davanti ricordiamo che con Cunego ci sono solo 2 corridori, adesso 3, perché stanno avendo anche l'aiuto di Wegman, che è stato recuperato, che era un attaccante della prima ora, e sta dando una mano ai 2-6. Ecco, comunque Popovic si sta amministrando al meglio, d'altronde, ripeto, non aveva alternative, e io mi aspetto di vederlo in ripresa sull'ultima salita nel tentativo di recuperare. Eccolo qua il gruppetto di Damiano Cunego. Ci sono con lui Mazzolini e Tonti, 2 compagni di squadra, poi Marzoli, Bertolini e Wegman, la maglia verde, e anche oggi è riuscito a scollinare per primo sia sulla forcella Staulanza che sul Falzarego. Anche in questo caso Bertolini farebbe meglio a staccarsi ed aspettare il gruppo Maglia Rosa, perché lì a ruota non serve a nulla. Dietro c'è Mihojevic, suo compagno di squadra, che sta facendo uno sforzo enorme, e quindi per aiutare Pellizzotti Noè, Alessandro Bertolini potrebbe aspettare il gruppetto dietro. Tra poco l'ultima asperità, Trento, 1210 metri d'altitudine. A te, Alessandro. Panaria Margres, 2 uomini, giustamente ha suggerito a Giuliano Figueras di attendere Emanuele Sella, che è riuscito a rientrare, e adesso sarà importante averlo. Sì, ha avuto un attimino di difficoltà sul Furcia, ma è riuscito a rientrare, hanno rallentato un attimino qua in fondo, è riuscito a rientrare assieme agli uomini della Lecce. Adesso vediamo, speriamo che riesca a tenere bene sull'altra salita. Cunego ha 2 uomini e soprattutto a 3 minuti di vantaggio, come opererete? Adesso al momento vedo che stanno collaborando un po' tutti nel gruppetto qua, non interessa un po' tutti naturalmente ad andarlo a prendere, vediamo. Grazie. Siamo sempre su Ebersold, siamo nella Val Pusteria, questo tratto complicato per Ebersold perché si trova da solo, perché c'è il contrario e perché comunque è in fuga da tanti chilometri. Comunque, Davide, possiamo fare tutti i discorsi del mondo, squadra forte, per carità, su questo non ci sono dubbi, però Cunego ha guadagnato da solo col suo scatto a 3 km dalla cima del Furcia 1 minuto e 20 su tutti gli altri, e non è da dire che Popovic non abbia risposto. Sì, Popovic è rimasto a ruota di Simoni, ma Cunego ha guadagnato questo tempo sui vari Garzelli, sui vari Gonciar, sui vari Pellizzotti, anche su Pellizzotti aveva guadagnato ancora in più dal momento che
il veneziano era passato in ritardo, quindi in quel tratto lì sono state le gambe di Cunego a fare la differenza più che la squadra. Senza ombra di dubbio ha fatto il vuoto nella salita, è lo stesso Cunego di Montevergine, lo stesso Cunego del Giro dell'Appennino, un Cunego che nell'ultimo mese è risultato il più forte corridore in salita insieme a Gilberto Simoni. Adesso la velocità è notevolmente aumentata nel gruppo della maglia rosa, Popovic sta a ruota, come dicevo prima non può far altro, però io se fossi stato lui comunque avrei reagito allo scatto di Cunego. Nicky Ebersold, ormai siamo ai 30 km dal traguardo, questo ragazzo in fuga da solo. Nicky Ebersold, classe 1972, per lui un tentativo nato al chilometro 21, poi sulle rampe del Furcia è rimasto solo e può gestire ancora un grande margine su un primo gruppo inseguitori con Rinaldo Nocentini, con La Verde che vediamo inquadrato, con Baliani, Perez Quapio, Iliano, Vegelius, Di Grande, Brand, Moss, Bertogliati e Mason. Questi che vi ho citato inseguono a 1.40. Molto bravo anche Charlie Vegelius, ospite ieri del processo alla tappa di Andrea Fusco. Charlie Vegelius, nato in Finlandia, di passaporto britannico, che risiede da qualche anno a Dolgiate Olona. Charlie Vegelius, corridore della Denardi, compagno di squadra di Sergei Gonča. Bertolini è stato invitato a rallentare, ovviamente. Giusto. Come aveva detto Cassani, serve più alla causa Pellizzotti piuttosto che lì a ruota di Cunego, e noi andiamo ad ascoltare da Roata com'è la situazione lì nel gruppo Cunego, chi sta tirando di più. A te Lorenzo. Eh beh, avete già detto tutto voi, si è fermato Bertolini e stanno tirando molto quelli della Saeco. Ripasso la linea in postazione. Fabretti. Eh sì, noi siamo ancora nel gruppo della maglia rosa, un gruppo sempre più nutrito, adesso anche Renzo Pazzolini è rimasto nel gruppo, è un gruppo che comunque adesso è salito nuovamente e soprattutto sta tenendo un'andatura veramente sostenuta. Adesso siamo in un tratto leggerissima discesa e viaggiamo a 55 km orari e in prima ruota c'è un uomo Denardi e quest'uomo risponde al nome di Michele Gobbi. Dunque evidentemente dopo aver parlato con il direttore sportivo, con Gianluigi Stanga, si è messo davanti al gruppo per tirare probabilmente, anzi di sicuro, Sergei Gonča. Sta bene, a voi. 1.40 il ritardo del primo gruppo inseguitore, per semplificare diciamo il gruppo Perez Quapio nei confronti di Ebersold. Scorre il cronometro, presto capiremo quanto avrà Cunego ai 30 dal traguardo. A te Silvio. Sì, vi volevo far notare appunto come il gruppo in testa, il gruppo maglia rosa, stiano tentando di organizzarsi. L'andatura è notevolmente aumentata appunto nel tentativo di recuperare il ritardo nei confronti di Cunego, soprattutto Pavel Tonkov, Gobbi e uomini Alessio Bianchi in testa al gruppo appunto a fare l'andatura. A questo punto insomma la cosa si fa interessante, sicuramente recupereranno qualcosa. Ricordiamo che la salita di Terenton comincia a 17 km dal traguardo. Una volta che arriveranno a Van Doyes ci sarà il bivio e lì ecco, sarà adesso l'ultima sfida. 8 km e 3 la salita di Terenton, pendenza media 6.4%, pendenza massima del 12% a metà salita. Adesso il gruppo maglia rosa va più veloce rispetto al gruppetto di Damiano Cunego. Cunego che prima ho sentito che ha chiesto se Marzoli poteva dargli una mano, ma Marzoli rimane in coda al gruppetto, eccolo qua. Beh, sai, dargli una mano, Marzoli è in fuga da stamattina. Lo so, ma dal momento che stava a ruota Cunego gli ha detto prova a tirare un po' anche te e lui ha detto no, guarda, io non tiro, sto a ruota. Marzoli faceva parte di quel famoso gruppettino con Piccoli, Mazzoleni e Pozzi. Il ritardo di Cunego da Ebersold è di 3.48, quindi annotiamoci questo dato per verificare. Mentre il ritardo del gruppetto Cunego rispetto al gruppo di Perez, 2 minuti. 2 minuti, potrebbero andarli a riprendere, sì, sull'ultima salita. Sicura, cosa dici Davide? Penso proprio di sì.
Ebersold può ancora giocarsi il successo di tappa se non va in crisi nera? Penso che sia difficile, perché è in fuga da questa mattina, perché è andato via sul Furcia, perché fare tutto questo tratto controvento gli costerà parecchio. Qui siamo su Popovic, Simoni, e come ci annunciava Fabretti, adesso davanti sta tirando Charlie Vegelius. Vedete Popovic a ruota a Gonciar. Alessandro, a che velocità stanno andando? C'è anche Moreni, eccolo qui. Sì, siamo a quasi 60 km orari, gruppo in fila indiana, gruppo che comprende 21 unità. Chiude l'ultima posizione Renzo Mazzoleni, avanti a tutti, come avete detto voi, c'è proprio Michele Gobbi, poi l'Alessio, che è l'Alessio Bianchi, sta cercando di organizzarsi, quindi i due seguono. A 35 dal traguardo, anzi qualcosa più in là, c'è un rilevamento cronometrico di Radio Corsa, indicava Cunego con 3 minuti e mezzo su Popovic. Però quindi, sì, adesso sì che possiamo dire Cunego maglia rosa virtuale. Esatto, però adesso il gruppo maglia rosa potrebbe guadagnare qualche secondo, perché si sono organizzati, sta tirando fortissimo Michele Gobbi, sta tirando anche Mihojlovic, tra un po' potrebbe arrivare anche Alessandro Bertolini. Ancora un tratto in pianura, siamo sempre in Valle Pusteria, e questo è il gruppetto di Damiano Cunego con Wegman che sta anche lui lavorando molto. Alessandro, ci confermi che non è arrivato nel frattempo nessun compagno di squadra di Popovic, è sempre solo l'ucraino? No, no, niente da fare, niente, è assolutamente da solo, è dietro Valiavez e davanti a Sergei Gonciar, al centro gruppo. Non è facile, Davide, trovare alleati lungo la strada. Ma adesso li ha trovati, perché comunque l'Alessio ha tutto l'interesse a tirare, perché in questo gruppo ci sono Pellizzotti e Noè che sono posizionati molto bene in classifica. Popovic a questo punto non può fare altro che stare a ruota, e le altre squadre lo sanno, ed è per questo che sono andati in testa a tirare. Tanto eccolo qua che sta per essere ripreso Alessandro Bertolini, quindi un altro uomo che può tirare qualche chilometro per Pellizzotti e Noè, di conseguenza per tutti gli altri. Tra una decina di chilometri comincerà il Terento. Cunego era passato con un ritardo da Ebersold di 3.48, quindi siamo già a 3 minuti. Superati i 3 minuti e qualcosina hanno guadagnato in questo tratto. Eh sì, adesso guadagnano, possono guadagnare ancora 30-40 secondi in questo tratto in pianura. 3.10 il vantaggio di Cunego su Popovic e Simoni. Comunque stanno facendo un lavoro egregio Eddie Mazzoleni, Andrea Tonti che è stato molto bravo anche a Corno alle Scale, Mazzoleni bravissimo a Montevergine, poi ha avuto problemi di stomaco, è arrivato con un ritardo di un quarto d'ora nella tappa di Cesena, ma si è ristabilito. Guardate la difficoltà di Wegman nel mettersi a ruota del tandem della Saeco. Beh, è stato generosissimo anche Wegman molto, a tirare molto per tutto questo tratto di strada. Eccoli là, meritano un primo piano Eddie Mazzoleni ed Andrea Tonti. Adesso naturalmente Cunego sta a ruota e poi cercherà di fare il vuoto sull'ultima salita. Signori, siamo davanti a un fuoriclasse. Damiano Cunego ha solamente 22 anni e mezzo. Spesso l'abbiamo riferito in telecronaca, si trova la maturità nelle corse a tappe intorno ai 26, 27, 28 anni. Pensate che Lance Armstrong ha vinto il suo primo Tour de France e aveva 28 anni. D'accordo che è stato malato, però generalmente nelle gare di 3 settimane conta molto l'esperienza, bisogna perderle prima di vincerle. Ebbene, Damiano Cunego ha 22 anni e mezzo, è lì a lottare per la maglia rosa e siamo già nella 3ª settimana di Giro d'Italia. Martinello, siamo di fronte a un grande corridore. Ma senza dubbio siamo di fronte a un corridore che ha davanti a sé un grande futuro, ma anche un presente importante. L'incognita era la 3ª settimana, sta iniziando questa 3ª settimana al meglio, ci sta dimostrando veramente delle grandi qualità, delle grandi capacità. Chiaramente dopo questa tappa ce ne sono altre tappe importanti, io non sottovaluterei, ripeto, la prova di Popovic, ma nemmeno quello che potrà fare Simoni, perché io non credo mica che Simoni starà lì tranquillo. Ma oggi penso di sì, perché comunque non può andare a riprendere Cunego che oggi potrebbe guadagnare qualche minuto, anche se nell'ultima salita secondo me potrebbe perdere molto. Fabretti, a te.
Bertolini, Mikolievic, Gobbi, Tonkov. Il gruppo della maglia rosa sta recuperando su chi è avanti e infatti la giuria ha fatto fermare l'ammiraglia Lampre, evidente segno che Juan Manuel Garate sta per essere raggiunto dal gruppo. A voi. È il momento della sigla, poi saremo di nuovo con voi. Sigla, giro l'arrivo. Diretta dal Giro d'Italia, gentili telespettatori, una tappa alla sedicesima che sta sconvolgendo la classifica generale. L'attacco di Damiano Cunego a 3 chilometri dal Passo Furcia. Eccolo qui, il campioncino di Cerro Veronese. Una tattica studiata a tavolino dalla Saeco, un allungo in precedenza di Simoni e poi in contropiede Cunego. Cunego ha fatto il vuoto, aveva davanti due compagni di squadra che l'hanno aspettato. Ci riferiamo a Eddie Mazzoleni ed Andrea Tonti. Adesso la situazione vede questo gruppetto con Damiano Cunego, maglia rosa virtuale, che ha 3 minuti di vantaggio sul gruppo Popovic, gruppo maglia rosa nel quale c'è Gilberto Simoni. Davanti a tutti però c'è Nicky Ebersold, uomo fuori classifica, che era andato in fuga già da stamani assieme ad altri 16 concorrenti. Lo vediamo, Nicky Ebersold, che è a 5 chilometri dall'inizio dell'ultima asperità di giornata, il Terento. Fabretti, a te la linea. Bene, allora il gruppo della maglia rosa ha raggiunto altri 3 uomini, si tratta di Garate, Piccoli e Pozzi, quindi gruppo che adesso vede ben 24 unità. La situazione l'abbiamo vista dalla nostra grafica, c'è Ebersold davanti a tutti in fuga, poi primi inseguitori, eccoli qua, li vediamo. Mason, Moss, Brandt, Di Grande, Laverde, Vegelius, Baliani, Iliano, Perez e Nocentini. Erano all'attacco questi atleti già dal chilometro 20 di fuga. Pensate che adesso siamo al chilometro 190, quindi da 170 chilometri sono all'attacco. Poi c'è il gruppo Cunego e ancora più indietro il gruppo Maglia Rosa. A 3 minuti da Cunego, un gruppo maglia rosa forte di 24 unità, come ci ha raccontato Fabretti. Eccolo qui il cronometro che sta scorrendo, vedremo tra un po' il nuovo ritardo di Popovic e compagnia. Molto bravi gli uomini dell'Alessio, abbiamo visto in precedenza la smorfia di fatica di Tonti, che sta facendo un lavoro egregio come lo sta facendo Eddie Mazzoleni. È un inseguimento perché qui ci si gioca il Giro d'Italia con Alessandro Bertolini adesso, che dà il cambio a Michele Gobbi. E non è il tappone decisivo, no. Può risultare una tappa decisiva questa. Domani ci sarà giorno di riposo, poi si arriverà in Val di Non e venerdì e sabato saranno fuochi d'artificio con Bormio 2000. Prima si farà il Gavia e sabato il Mortirolo, il Vivione e l'arrivo al Passo della Presolana. Quindi ci sarà modo e spazio ancora per rivoluzionare questa classifica. Ci saranno più salite nei 2 giorni, venerdì e sabato, che in tutto il giro messo insieme, quindi ne vedremo ancora delle belle. Tanto vedete che sta calando piano piano il vantaggio. Avevano 3 minuti e mezzo Cunego con Mazzoleni e Tonti ai 33 dal traguardo, adesso meno di 3 minuti, hanno perso 40 secondi nel volgere di 8 chilometri. Roata, a te la linea. Sì, anche se non c'è segnale di questo rallentamento perché tutti stanno dandosi un grande affare, non stupisce tra l'altro la mole di lavoro che si sta sobbarcando il tedesco Wegmann e poi adesso ci sono tutti e 3 della Saeco davanti. Vi restituisco la linea. Adesso in questo tratto, come ha detto Lorenzo, comunque gli uomini della Saeco stanno andando molto veloci, ma dietro vanno di più perché comunque ci sono 3 uomini che stanno tirando e quindi il gruppo di Popovic potrebbe guadagnare altri 30 secondi da qui all'inizio dell'ultima salita, quella di Terento. Seguiamo questa avventura di Nicky Ebersold, atleta svizzero della Phonak.
lui non ha nessuna ambizione per quel che concerne la graduatoria generale. Nicky Ebersold è 63esimo a 41 minuti e 50 secondi, dunque per lui si tratterebbe esclusivamente di una soddisfazione di un giorno. Già ha fatto grandi cose Ebersold. Soddisfazione che non ha da diversi anni, dal momento che l'ultima vittoria risale al 98. Con la Milano-Torino, la classica più vecchia che si disputa in Italia. Scende il margine di Ebersold sugli immediati inseguitori. Un gruppo che vede tra gli altri Perez Quapio e Giuseppe Di Grande con la Verde, che sono ottimi scalatori. Mi sembra che, Davide, vista la fatica che si sono sobbarcati, probabilmente Cunego sul Terento andrà a riprenderlo. Sì, perché non ha mai tirato un metro, è sempre stato a ruota. Questi adesso stanno facendo una fatica immane perché qui c'è tutto vento contrario. Attenzione perché nella parte finale non il vento sarà favorevole. Adesso si rialza Wegman, ha aiutato tantissimo Damiano Cunego, lingua fuori, molto bravo questo ragazzino tedesco. Tra un po' il gruppetto di Cunego potrebbe riprendere il gruppo di Vegelius, di Perez. È apparso evidente che Wegman aiutasse Cunego, probabilmente avrà un dono da parte degli uomini Seiko, come è giusto che sia. D'altronde queste alleanze ci sono da quando esiste il ciclismo, quindi gli hanno detto a Wegman: tira finché puoi, alla fine ti daremmo un po' di mancia, ma se la merita. Il gruppo con Nocentini ha passato il cartello indicante meno 20 chilometri. C'è anche Mason che potrebbe dare una mano a Garzelli nell'ultima salita, corridore della Vini Caldirola. Occhio ai cronometri, per adesso Cunego è sempre maglia rosa virtuale, dovendo recuperare su Popovic 1 minuto e 48 secondi, ne aveva all'ultimo rilevamento 3 di vantaggio. Fabretti, a te. Adesso sempre gli uomini dell'Alessio Bianchi con Mikhojlievits e Bertolini. Un pochino stanco Michele Gobbi, mentre Alessandro Spezialetti è sempre alla sua ruota, naturalmente Gilberto Simoni. Un pochino più indietro c'è anche Mariano Piccoli insieme con i suoi capitani, ossia Vladimir Belli e Manuel Garate. Chissà, fra poco magari Piccoli, dopo aver speso tanto per la fuga che ha compiuto, potrebbe mettersi avanti per cercare di tirare anche lui. Comunque il gruppo che adesso viaggia a 40 km orari dopo aver viaggiato per diversi chilometri intorno ai 50-52. Tanto vediamo sempre il gruppo maglia rosa, c'è un attimo di attenzione, hanno rallentato, si sono spostati quelli che tiravano, adesso si riporta al comando Moreni, quindi potrebbero riguadagnare qualche secondo, ma mi sembra che stiano riorganizzandosi nel giro di poco. Fabretti, sono sempre in 24? Sono sempre in 24, sempre Bertolini che probabilmente sta cercando di spendere le ultime energie, dietro di lui c'è Cristian Moreni e probabilmente di qui a poco dovrebbe entrare in azione lui. Molto bravo Cristian Moreni, deve recuperare 3 minuti in classifica generale, 3.24 per l'esattezza, è al servizio di Pellizzotti, ma il fatto che abbia tenuto sul Falzarego e sul Furcia con i migliori significa che ha ancora margini di miglioramento questo ragazzo mantovano. Roata, a te. Sì, stramba atmosfera, mentre voi celebrate un'alleanza conclamata nel segno di squadra invece traverse, per carità, tutto bene. Vi segnalo invece che Renato Braguglia, fermo con l'ammiraglia Panaria, ha urlato il fatto che probabilmente lui vedeva un vantaggio con le moto davanti. Comunque è protesta sterile perché le moto sono ben distanti, cioè è così. Tu parli di Cunego? Parli del gruppetto Cunego? Beh certo, io sono qui da un bel po', peraltro voi nel vivo della corsa probabilmente vedete meglio. Ma sai, io le moto, c'era la nostra moto ripresa, ma non ha assolutamente avvantaggiato Cunego. Assolutamente no, abbiamo visto che le ammiraglie hanno abbandonato il gruppetto di Perez Quapio, vedete che adesso la strada è in leggerissima salita, tutti sui pedali, c'è anche il vento contrario e adesso vedremo il nuovo distacco di questo gruppo. Avevano 2.50, mi sì. Sembra i 25 dal traguardo. Sì, adesso stanno facendo tanta fatica, Alessandro Bertolini ormai non ce la fa più, come non ce la fa più neanche Andrea Tonti, per loro ancora qualche chilometro poi si rialzeranno e lì entrerà in azione Cunego da una parte, Popovic e altri dall'altra.
Silvio Popovic non potrà più aspettare sull'ultima salita, cosa dici? Se ne potrà, deve andare all'inseguimento di Cunego in prima persona. Ma chiaro, dovrà mettersi davanti in prima persona, visto che è solo, potrebbe avere una mano eventualmente da chi ha i suoi stessi interessi. Mi viene in mente Sergei Gonciar, che è secondo in classifica, quindi potrebbe avere oggi gli stessi interessi di Popovic. Garzelli, se si riprende, però l'abbiamo visto un po' in difficoltà. Pellizzotti, vediamo la sua squadra particolarmente attiva in testa al gruppo Maglia Rosa, probabilmente si è ripreso perché l'abbiamo visto un po' in difficoltà sul passo Furcia. Ci sono ancora molte cose da verificare, una cosa è certa fino ad ora, che la Saeco ha fatto un gran bel lavoro e sta concretizzando al meglio il grande lavoro appunto fatto da questa mattina. Attenzione, perché Ebersold ha già svoltato a destra ed è cominciata la salita di Terenton. Il primo chilometro è il più facile, ma dopo pendenze sempre al 10%. Dai meno 25 chilometri ai meno 20, Cunego e naturalmente i suoi due compagni di squadra, Mazzoleni e Tonti, non hanno né guadagnato né perso sul gruppo Maglia Rosa. Ed è stato evidente, l'abbiamo visto proprio con le immagini, c'è stato un momento che il gruppo di Popovic si è rialzato, nessuno più tirava, in quel caso hanno perso tanti secondi. Tanto questi sono gli inseguitori, hanno anche loro svoltato a destra. Lorenzo, te. Sì, con tutto il rispetto per Ebersold, che magari farà impresa, ma intanto incomincia un po' ad assaporare voglia di vittoria Palmiro Masciarelli in ammiraglia acqua e sapone, perché se la giocheranno in un eventuale sprint, Cunego è forte e Ruggero Marzoli nel frattempo ha rifiatato, e chissà mai, vero Masciarelli? Ma sì, Ruggero è veloce, se ci arriva lui ci crede, poi abbiamo anche Nocentini. Comunque Cunego sta facendo una corsa stupenda come tutta la Saeco. Attenzione, perché si è rialzato in questo momento Tonti. Cosa ci dirà. Esaurito il lavoro di Tonti e naturalmente esaurite le energie per questo ragazzo marchigiano. Vediamo la situazione, avanziamo con la nostra moto ripresa. Quindi sono rimasti Mazzoleni, Cunego e Marzoli, ma là davanti c'è sempre il gruppo Perez Quapio. Gruppo che potrebbe essere raggiunto tra un po'. Tira ancora Eddie Mazzoleni, potrà farlo ancora per un chilometro o poco più, perché dopo le rampe saranno importanti e Eddie Mazzoleni non può stare con Cunego, che è stato sempre a ruota, e a quel punto entrerà in azione Damiano Cunego. Ha avuto solamente una giornata storta Eddie Mazzoleni nella tappa di Cesena, è arrivato con oltre un quarto d'ora di ritardo. Per il resto direi un gregario eccellente Mazzoleni per gli uomini di classifica. Mentre torniamo sul battistrada, Nicky Ebersold stremato. Come lo è sempre stato, l'anno scorso nonostante abbia corso al servizio di Garzelli è arrivato decimo in classifica generale, quindicesimo due anni fa, ed è stato ingaggiato dalla Saeco proprio per questo, perché è uno dei migliori gregari in circolazione. Attenzione, perché adesso Perez si porta al comando. Ecco, vedete che Eddie Mazzoleni si rialza, qui comincia la salita dura. Bravissimo Eddie Mazzoleni. Cerchiamo di accompagnare i nostri telespettatori in queste immagini che sono piuttosto frastagliate, ma d'altronde ci sono vari gruppetti. Allora, con Damiano Cunego è rimasto Marzoli, corridore di Spoltore, provincia di Pescara. Si sono rialzati sia Mazzoleni che Tonti. Mazzoleni dà una carezza in bocca al lupo a Damiano Cunego, gli dici vai ragazzo, mentre stanno cedendo i fuggitivi del mattino con Rubens Bertogliati. A te Silvio. Strepitosa l'azione di Cunego, l'abbiamo visto molto agile alla ruota dei due compagni di squadra, che tentava appunto di salvare le gambe, se mai questo fosse possibile nel finale di una tappa così impegnativa, e sta salendo veramente con un rapporto molto agile, un po' alla volta sta recuperando coloro i quali erano in fuga dal mattino, mentre abbiamo visto nell'immagine precedente Nicky Ebersold veramente in difficoltà, molto pesante la sua azione. Forza Damiano, oggi potrebbe essere davvero il tuo giorno, il giorno di questo atleta di Cerro Veronese, solamente 22 anni. A te Lorenzo. Avevamo così parlato con Masciarelli nella speranza che Ruggero Marzoli facesse una buona tappa, ma credetemi, di fronte a quello che sta facendo Damiano Cunego, Marzoli non resiste. Che spettacolo Cunego. Supera anche Charlie Vegelius. E signori, da queste immagini, consentitelo, ma mi sembra di rivedere Marco Pantani. Mani basse sul manubrio, è quello lo stile che aveva Marco. Ho avuto la stessa impressione e mi sta venendo la pelle d'oca, perché
È veramente uno spettacolo vedere questo ragazzino che va su a più di 80 pedalate al minuto in salita, sta raggiungendo e superando gli attaccanti di questa mattina, un Cunego che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che è una, non è una speranza, è qualcosa di più. È una grande realtà. D'altronde ogni tanto il ciclismo è fatto di cicli, scusate il gioco di parole, ma Bugno nel 1990 aveva 25 anni e mezzo, arrivò al Giro d'Italia, non lo consideravano più di tanto, vestì la maglia rosa dal primo all'ultimo giorno. Poi Eugenio Berzin nel 94 riuscì a battere Indurain e Pantani, e poi sempre in quel 94 Pantani che si mise in luce per la prima volta, che se non avesse avuto quell'incidente alla Milano-Torino nel 95 forse avrebbe potuto vincere ancora di più. Quest'anno è Damiano Cunego il fuori classe del Giro. Vedete, Baliani cerca di tenere il passo di Cunego, non ce la fa più invece il battistrada Nicky Ebersold. Saranno 8 chilometri durissimi questi del Trento che porteranno il gruppo a Falces. Tra un po' Cunego raggiungerà tutti quanti, bisognerà vedere se qualcuno riuscirà a stargli a ruota. Cunego che adesso è nel tratto più impegnativo, il tratto più impegnativo che dura 3500 metri, e dopo staremo anche a vedere cosa succederà dietro, perché a quel punto sarà Popovic che dovrebbe portarsi al comando, o potrebbe... Questi che vediamo sono ancora i fuggitivi all'attacco dal chilometro 20, abbiamo visto Iliano, poi Di Grande, siamo ai 15 dal traguardo, si voltano, Silvio Ebersold. Sì, l'hanno raggiunto, questi che avete appena visto sono coloro, Iliano e gli altri insieme ad Iliano, Di Grande, che hanno raggiunto Ebersold e l'hanno già superato. Quindi Ebersold si è letteralmente piantato all'inizio della salita. Era normale, adesso vedremo il rilevamento ai meno 15, continua l'azione di Cunego. Con Damiano Cunego, Rinaldo Nocentini. Molto bravo anche questo atleta toscano, rilancia ancora Damiano Cunego, sente, capisce che con l'impresa di oggi potrebbe far suo questo Giro d'Italia. Aspettiamo a dirlo, perché di montagne di qui al traguardo di Milano ce ne saranno ancora tante, una giornata storta può capitare a tutti, ma oggi davvero l'azione di Damiano Cunego è straripante. Fabretti, a te. Perché è partito Giuliano Figueras, dunque dopo l'avvio di Lobato Giuliano Figueras ha risposto all'attacco, ma sempre sofferente Stefano Garzelli che si stacca in questo momento, dunque nuovamente difficoltà Stefano Garzelli, dietro di lui c'è Franco Pellizzotti, accanto a lui tutti i suoi compagni di squadra, ossia Pavel Tonkov e Steve Zampieri, un pochino più dietro Emanuele Sella, quindi Cagnada, ma davanti c'è Giuliano Figueras in splendida condizione. Eccolo qua Emanuele Sella, che anche lui è in difficoltà e nella scia del gruppetto di Garzelli, e penso che questa volta Garzelli non possa più rientrare. Eccolo qua Cunego. C'è Moss ancora, c'è Brandt e sono gli ultimi. Battistrada che sta per raggiungere Cunego. Roata, ce lo confermi? Sì, li sta saltando come birilli, bisogna tenerci coi toni bassi perché altrimenti uno rischia l'enfasi e l'esaltazione. Forse varrebbe anche la pena, so che questo ragazzo sta facendo davvero qualcosa di straordinario. Quindi iniziamo anche a documentare tramite il cronometro se sta guadagnando su Popovic altri secondi Damiano Cunego, tiene molto bene Rinaldo Nocentini e adesso è in testa alla corsa. Damiano Cunego ha completato il suo inseguimento. Mentre Figueras se n'è andato, non c'è nessuna reazione neanche da parte di Gilberto Simoni. Figueras, eccolo qua, bravissimo, il più generoso, cerca lui di contrastare l'attacco di Damiano Cunego. Fabretti, a te. Dunque attaccato, ma ha risposto anche Jaroslav Popovic a questo punto. Dunque Jaroslav Popovic sta cercando di riportarsi alla ruota di Giuliano Figueras, mentre Stefano Garzelli continua a perdere terreno e con lui Franco Pellizzotti, un pochino più avanti Bradley McGee probabilmente allo stremo. Voi. Vivremo tra pochissimo le fasi calde di una tappa fantastica. Telepromozione. Benvenuti al punto sete Statè. Allora, vedo che Statè ha già conquistato tutti. Certo, e non solo da adesso. A casa mia la scorta non manca mai. Eh sì, e io sono l'addetto alla scorta. Lui invece è il mio consumatore di scorte, lo beve anche a tavola. Già, perché tu no? Chi può resistere al lusso naturale di Statè?
Ora però parliamo del grande concorso Estatè Vinci al Giro. Seguitemi. Lo sapete che potete vincere per tutto il periodo del Giro d'Italia, di cui Estatè è sponsor ufficiale, ogni giorno un favoloso televisore LCD Samsung 32 pollici e 10 lettori DVD Samsung? E partecipare è facilissimo, vero Roberta? Certo, su tutte le confezioni Estatè c'è un codice e basta digitarlo sul telefono o via internet o inviarlo con un SMS per sapere subito se avete vinto. Semplice, no? E ora godiamoci il nostro Estatè e sintonizziamo il nostro Samsung sul Giro d'Italia. Estatè, disseta la tua voglia di sport. Pubblicità. Bello pedalare, ma le salite... Pensa alle discese. Sì, come in borsa. Sali, sali, poi arriva una discesa e sei a terra. Io ho scelto di più Gran Premio della Montagna di Banca Mediolanum, che mi porta sulle vette proteggendomi in discesa. Ti protegge dove? In discesa. Se la borsa sale, guadagno. Se scende, il capitale è protetto. Ciao! Aspettami, non ti sto dietro! Cambia. Di più, l'investimento protetto in borsa. Chiama l'840-704-444 o vai su bancamediolanum.it. Siamo a Laurel, Montana. Sono Luke Garcia. È un posto fantastico. Sono cresciuto qui, ma sono nato nel sud del Texas. Strade blu. Nuove storie dalla provincia americana. Credo che non piacciamo ai poliziotti. Andiamo solo con i roller. Gli unici veri americani sono gli indiani americani. Viaggio attraverso le terre di pionieri e cowboys. Se avessi un lazzo, allora vi farei vedere io cosa so fare. Ritorna Strade blu. Giovedì alle 23:40 su Rai 3. Come sempre al mio fianco resterai. Damiano Cunego ci sta regalando un'impresa d'altri tempi, è da solo al comando, proprio da qualche istante ha lasciato la compagnia del bravissimo Rinaldo Nocentini in fuga da 180 km. Damiano Cunego è solo e ha 3 minuti e 5 secondi di vantaggio su Figueras, 3 minuti e 15 sulla maglia rosa. E lui dunque il leader virtuale, ma non tanto virtuale perché ormai il traguardo è vicino, mancano 3 km al GPM di questo Giro d'Italia. Semplicemente fantastico Damiano Cunego. Fantastico Damiano Cunego, bravissimo Giuliano Figueras che è riuscito a staccare il gruppetto di Popovic, la maglia rosa che si è portata al comando per reagire all'attacco di Damiano Cunego, ma come vedete è superlativo, mani basse, 39-21 e questo è il momento. Andiamo da Fabretti per la situazione del gruppo Maglia Rosa. Te Alessandro. Quando è calato il ritmo del gruppo della Maglia Rosa è riuscito a scattare Giuliano Figueras, ma l'andatura del gruppo Jaroslav Popovic era piuttosto bassa, così che sia Franco Pellizzotti che Stefano Garzelli sono riusciti a riportarsi dentro. Nel frattempo ha perso nuovamente contatto, lui come gli altri due era riuscito a riportarsi, Bradley McGee, e Figueras è lì davanti. L'attacco di Cunego è nato a 59 km dal traguardo, quando mancavano 3 km allo scollinamento del Passo Furcia. Una tattica studiata a tavolino, ma bisogna che queste tattiche siano accompagnate da una condizione, da delle gambe superlative, quelle gambe che Damiano Cunego sta mulinando con padronanza lungo il Terento. A te Fabretti. Scatta Gilberto Simoni, Gilberto Simoni dietro di lui c'è Juan Manuel Guaratri mentre sta soffrendo la maglia rosa Jaroslav Popovic. Dunque Simoni con mi sembra Vladimir Belli in seconda ruota, poi c'è Sergei Gonchar. Rivediamo lo scatto di Gilberto Simoni, si sposta sulla sinistra, vuole sorprendere Jaroslav Popovic. Popovic che non ce la fa proprio, quindi Simoni adesso cercherà di portarsi su Giuliano Figueras, ma ormai siamo in cima, mancano un paio di chilometri, ancora un chilometro duro, il resto molto più agevole.
Qui siamo su Giuliano Figueras, che strada facendo raggiungerà i fuggitivi del mattino. Dunque, tra gli uomini di classifica in avanscoperta Damiano Cunego tutto solo all'inseguimento Figueras, mentre mi sembra che stia pedalando in maniera legnosa la maglia rosa. È stato superato anche da Garzelli. A te, Roata. Sì, noi siamo in scia di Damiano Cunego, manca poco allo scollinamento e poi è verosimile che sarà trionfale passerella verso una vittoria che poi entrerà di diritto nella storia del ciclismo. 2.50 il ritardo di Figueras, quindi ha recuperato qualcosa il napoletano. 3.10 maglia rosa, a te Fabretti. In effetti era proprio Vladimir Belli insieme con Sergei Gonciar, c'è anche Tadej Valjavec, questo è il gruppo di Gilberto Simoni. Un pochino più indietro c'è Juan Manuel Garate, ancora più indietro c'è Dario Davicioni, quindi il gruppetto formato da Tonkov, Garzelli, Noè e la maglia rosa, Jaroslav Popovic, con loro c'è anche Eddy Mazzolè. Sono sempre difficili, rischiosi i paragoni, ma da questa immagine, lo ripetiamo, con Damiano Cunego, mani basse sui pedali, corpo completamente avanzato in avanti, sembra di rivedere l'immagine di Marco Pantani. Vorrei una conferma da parte di Silvio Martinello. Silvio. Effettivamente ci sta facendo vivere una grande giornata di sport. Damiano Cunego ha fatto una grande impresa supportato da una grande squadra. Sta veramente volando e questo ci fa, come hai già ricordato tu, venire in mente chi purtroppo ora non c'è più e ci ha fatto sognare. Simoni adesso, che a sua volta è riuscito a staccare Popovic. Gilberto Simoni, grande generosità oggi per il Trentino, ha lanciato il proprio compagno di squadra Damiano Cunego e Cunego sta rispondendo con un'abilità e una potenza eccezionali a questo invito del capitano, a questo invito della squadra, ma il pubblico impazzisce letteralmente per questo 22enne di Cerro Veronese. L'unica volta che avevamo visto Popovic in difficoltà era stata nella tappa di Corno alle Scale, lì c'erano pendenze importanti. Un Popovic che secondo me ha fatto una preparazione particolare, va fortissimo a cronometro, ma in salita, soprattutto quando le pendenze sono importanti, fatica troppo. Fabretti, sempre più piantato Popovic. Non riesce neppure a tenere la ruota di Stefano Garzelli. Popovic con i denti e soprattutto con la rabbia, con la forza interiore che lo contraddistingue, sta cercando di riportarsi alla ruota del gruppetto, dove in ultima ruota c'è proprio Dario Davicioni. Adesso è finita la salita dura, adesso c'è un tratto molto molto più facile, molto più agevole. Ricordiamo che ai 10 km c'è l'ultimo Gran Premio della montagna di oggi. Abbiamo visto dall'alto il gruppettino con Perez Quapio, con Alexander Moss, che verrà presto raggiunto da Gilberto Simoni, e qui siamo sulla sofferenza di Jaroslav Popovic, leader sino stamani della classifica generale. Poco più avanti ci sono Cioni, c'è Garate, ma ancora più avanti c'è Gilberto Simoni con Sergei Gonciar e con Vladimir Belli. Da sottolineare la prova di Vladimir Belli, che sicuramente guadagnerà posizione in classifica generale. Continua a rilanciare, è uno spettacolo vero vedere Cunego con questo stile, con questa classe, procedere verso la cima di Taranto. Andrea Fusco, sarà un processo da ricordare quello di oggi. A te, Andrea. Sì, sarà un processo da ricordare, ne parlavamo già con i nostri colleghi Beppe Conti, Gianfranco Iosti e Claudio Gregori, soprattutto se Cunego lascerà la maglia rosa a Simoni. Dunque si profila un vero duello in casa Saeco, ma non finisce qui con questa prima tappa dolomitica, anche perché ci sono altri corridori che possono ancora insidiare il colore rosa. Ne parleremo al processo tra poco. A te. Ancora 2 chilometri per arrivare al Gran Premio della montagna. 2 chilometri al 4%, in seconda posizione Rinaldo Nocentini. Molto bravo questo corridore, che era una promessa tra i dilettanti, classe 1977, è stato l'ultimo a cedere di fronte alla straripante potenza di Damiano Cunego, ha ceduto quando mancavano 3,5 chilometri al traguardo. Fabretti, raccontaci. Cosa sta succedendo lì? Jaroslav Popovic si sta per riportare proprio sul gruppetto di Dario Davicioni, ma certo è che sta faticando, giustamente sta cercando di proseguire con il suo passo, senza strafare, senza strappare, ma è molto difficile, sono quei 10 metri da raggiungere mentre siamo a 3 km dal Gran Premio della Montagna, che diventano sempre più difficili. Quanto ha Simoni su Popovic, più o meno? Simoni è bello avanti, noi non lo vediamo.
potrebbe avere 30-40 secondi. Sì, li ha tutti per fortuna, per Popovic che qui adesso le pendenze diventano più dolci. Adesso siamo praticamente in pianura con Damiano Cunego, ha già messo la moltiplica più grande, il 53, ancora un chilometro circa al Gran Premio della Montagna, parlo di Damiano Cunego. Dall'elicottero però abbiamo visto un Popovic che ha rifiatato, che ha innestato il rapporto agile ed è lì a una trentina di secondi al massimo da Simoni, quindi non si può parlare di crollo di Popovic, ha sicuramente ceduto ma non è alla deriva. Assolutamente no, è andato in crisi, in difficoltà, però è riuscito a recuperare. Adesso siamo già nel tratto in leggera discesa per Damiano Cunego, 9 chilometri e mezzo al traguardo. Dunque la situazione, Cunego da solo, Nocentini a 30 secondi, poi ci sono Iliano, Di Grande, Bran, Perez e Moss, poi Marzoli e Mason con la verde, Simoni è a 3.16 da Damiano Cunego, a 3.35 il gruppo Maglia Rosa, quindi Popovic deve recuperare una ventina di secondi rispetto a Simoni. Maglia Rosa per adesso, e crediamo che la vestirà senza problemi, Damiano Cunego. Fabretti, a te. Sì, avevo fatto anche io un rilevamento cronometrico e i distacchi erano proprio quelli. Jaroslav Popovic sta proseguendo nel suo passo, perde una ventina di secondi da Gilberto Simoni e davanti c'è sempre quel gruppetto che però non riesce ad agganciare. È un'impresa davvero memorabile quella che ci sta offrendo Damiano Cunego. Ha terminato la salita e a 9 chilometri dal traguardo di Falzes. Ancora un falso piano, poi tra un po' comincerà la discesa vera e propria che terminerà ai meno 3.000 metri. Qui siamo sul leader della classifica generale, Jaroslav Popovic, è rimasto senza compagni di squadra già sul Furcia, ha dovuto subire l'attacco prima di Simoni e poi in contropiede di Damiano Cunego. Gran Premio della Montagna, 8 chilometri e mezzo al traguardo, adesso c'è tutta discesa. Roata, a te. Lorenzo, ci senti? Si è ripreso un po' Popovic, sta superando Pavel Tonkov, ma è difficile rientrare sul gruppetto di Simoni, mentre per la terza posizione lottano questi corridori, Perez, Brandt, e siamo a 8 chilometri dall'arrivo. E dovrebbe essere Rinaldo Nocentini a conservare la seconda posizione, Damiano Cunego sembra instancabile, rilancia ancora, Teroata. Sì, io vi sento benissimo. Vai, vai Lorenzo. Intanto anche Nocentini con un ritardo di un minuto passa al Gran Premio della Montagna. Pensa, Nocentini in meno di un chilometro ha perso 30 secondi da Cunego. Superlativo Damiano Cunego, una cosa incredibile, è un piacere vederlo, un Cunego che non ha paura di niente, gli hanno dato un ordine, lo ha eseguito, Simoni è stato bravissimo perché comunque gli ha dato la possibilità di giocarsi le proprie carte e adesso è avviato verso la vittoria di tappa e verso una nuova maglia rosa. È professionista dal 2002, Damiano Cunego ha ottenuto già 11 vittorie in campo professionistico. Il primo sport di Damiano Cunego è stato l'hockey su ghiaccio. Dai 9 agli 11 anni ha giocato nel Bosco Chiesa Nuova. Poi si è dato alla corsa campestre, è stato due volte campione provinciale, una volta campione regionale, terzo arrivato ai campionati studenteschi. E poi, non prestissimo, quindi l'hanno lasciato crescere serenamente, non è stato indirizzato alla bicicletta ai 6-7 anni come spesso accade, aveva 14 anni, lui per primo ha voluto comprarsi questa bicicletta e lì è cominciata l'avventura che si sta concretizzando oggi con un'impresa meravigliosa. Adesso staremo a vedere il ritardo di Gilberto Simoni, potrebbero avere guadagnato qualche cosa in quest'ultimo tratto. Figueras lo vediamo là davanti, ancora qualche centinaio di metri per arrivare al Gran Premio della Montagna, tappa semplicemente straordinaria. Fabretti, a te.
È altro che qualcosa, Jaroslav Popovic ha perso parecchio, soprattutto in questi ultimi chilometri. Potrebbe aver perso almeno altri 20 secondi. Jaroslav Popovic che è dietro a Pavel Tonkov, ma certo sta faticando, sta cercando di proseguire con la sua andatura. Siamo di qui a poco al cartello dei 500 metri al Gran Premio della Montagna. Eccolo qui, 500 metri. Il distacco di Gilberto Simoni da Damiano Cunego, due primi e 53 secondi, ancora più indietro Jaroslav Popovic. Vuol dire che può avere un minuto di ritardo, forse anche qualcosa in più rispetto a Gilberto Simoni. Queste sono le ammiragli. 3:13 Gilberto Simoni è passato proprio in questo momento. Mamma mia come sta andando Cunego ancora. Gli ultimi consigli glieli ha dati Flavio Miozzo dall'ammiraglia della Saeco. Adesso passa Garzelli a 3 minuti e 30 secondi, il gruppetto con Stefano Garzelli. E ancora più indietro Popovic. Alessandro, lo vedi l'ucraino? Sì, beh certo, sono proprio qui con lui e stiamo per raggiungere il Gran Premio della Montagna. 50 metri ancora, sempre dietro di lui Pavel Tonkov. Eccolo qui, in questo momento Popovic al cartello del GPN. 3:52, quindi ha guadagnato quasi un minuto Cunego su Popovic nella salita di Terento. Aveva 3 minuti ai piedi della salita. Capolavoro della Saeco. Beppe Martinelli ha giocato al meglio le carte che aveva in mano, ha sfruttato la freschezza di Damiano Cunego, la sincerità, l'esperienza di Gilberto Simoni e la forza di Eddie Mazzoleni ed Andrea Tonti. Molto bravo anche Rinaldo Nocentini, che non lotta per le posizioni buone della classifica generale, ma quella di oggi è sicuramente la più bella cosa che ha fatto vedere Nocentini da quando è professionista. Sì, era già stato molto bravo domenica scorsa a Trieste, sabato scorso a Trieste, quando si piazzò sesto nella cronometro, e anche oggi sta facendo una gran bella tappa. Cunego ormai in vista del cartello dei meno 4, non ci saranno più asperità, non ci saranno più salite. Ormai il suo è un velocissimo viaggio verso la vittoria e verso la maglia rosa. Tappa e maglia come i campioni. Bellissimo, stupendo. Tra l'altro c'è anche il vento favorevole, questo lo può penalizzare un po' meno. Un Cunego che adesso è ormai ai meno 3 chilometri. Finisce la discesa. Li ha volati questi chilometri Damiano Cunego nel tratto in discesa. Lorenzo Roata, a te. Pensa ieri mattina così dalle parti della Croazia, nel sole della Croazia, lui mi stava dicendo, parlavamo amabilmente, siamo veronesi tutti e due, no? E c'era anche l'unico inviato che l'Arena, il quotidiano di Verona, per la prima volta nella storia di questo quotidiano ha staccato per seguire le imprese di questo campione probabilmente, sì sì, e lui diceva a me non piace che mi chiamano l'airone, in teoria mi chiamano Husky, la forza sopraffina del cane Husky e l'intelligenza del cane Husky, però il mio grande desiderio sarebbe essere chiamato il serpente. Mamma mia Damiano, gli ho detto, il serpente è bruttissimo come soprannome, e no, mi ha detto, il serpente, sai che io sono un innamorato di Jim Morrison e la canzone di Jim Morrison parla del serpente. No Damiano, cambiamo soprannome, gli ho detto, fai ancora grandi cose e ci pensiamo. A me piace tanto Boccia Cunego, no, Boccia è dialetto, non mi piace essere chiamato Boccia. Accompagniamolo verso una vittoria che è nella storia del nostro ciclismo. Bello questo intervento di Roata, d'altronde c'è tutta la sincerità, l'ingenuità anche di Damiano Cunego, che nel giro di 40 giorni si è ritrovato da promessa a realtà, da buon corridore, da emergente a campione. Damiano Cunego ha vinto il Giro del Trentino staccando tutti, compreso il suo compagno Simoni, ha vinto l'Arciano, ha vinto il Giro dell'Appennino, si è presentato al Giro d'Italia, a Pontremoli ha battuto tutti in volata, a Montevergine ha usufruito di un lavoro di squadra eccellente e ha staccato di 3 biciclette Bradley McGee. E oggi alla terza settimana di giro, quando le montagne si sono presentate, le Dolomiti, Cunego sul Furcia ha fatto il vuoto, ha trovato 2 compagni di squadra, tutto secondo i piani in pianura, come Tonti e Mazzoleni, tanto di cappello a Tonti e Mazzoleni per l'aiuto dato, assieme anche a Wegman.
è stato bravo anche lui. D'altronde questo rientra in un'alleanza trasversale e Cunego adesso è all'ultimo chilometro, telecamere fisse per lui, pronto per l'incoronazione. L'avevamo detto, Auro, questo è un Giro d'Italia particolare, facilissimo per due settimane, durissimo nella terza settimana. Io penso che Cunego abbia speso poco in queste prime due settimane, è stato protetto, aiutato dai compagni di squadra, ci sono state 10 volate, 10 tappe per velocisti. Il Giro non è assolutamente finito, perché venerdì e sabato ci sono salite che non finiscono mai, una Saeco che a questo punto dovrà scegliere o Cunego o Simone. Aveva quasi 4 minuti di vantaggio Damiano Cunego all'ultimo Gran Premio della Montagna. Adesso gli mancano solamente 600 metri per la conquista della tappa e la vestizione della maglia rosa. Torna in rosa Cunego, aveva perso 3 minuti a cronometro da Sergei Gonchar. Non si era detto deluso di quella prova contro il tempo a Trieste. È rimasto tranquillo, sereno, coccolato dalla propria formazione e oggi ha regalato qualcosa di memorabile. Signori, dai tempi di Pantani non ci capitava di vedere qualcosa di simile. Il tutto firmato da Damiano Cunego, 22enne di Cerro Veronese. Siamo di fronte a un campione. Terza settimana di Giro, 6 ore di gara, 217 chilometri. È uno spettacolo quello di Falces. E rilancia ancora, non si accontenta Cunego. Stupendo, stupendo, non ho altre parole per descrivere quello che ha fatto Damiano Cunego oggi. Ed è chiaro, evidente l'idea di Cunego. Avete visto, lui non si è rialzato, non ha gioito, lo ha fatto solo dopo il traguardo, perché lui non ha pensato al traguardo di oggi ma a quello di Milano. Questi pochi secondi potrebbero essere importanti, quindi la determinazione e la forza di Damiano Cunego. Ci sono anche i 20 secondi di abbuono, quindi bisognerà aggiungere già al distacco inflitto agli avversari, a Popovic, al suo compagno di squadra Simone, anche i 20 secondi di abbuono. Alessandro, un flash con Damiano e poi seguiamo l'arrivo di tutti gli altri. Ci sei, Alessandra? Damiano Cunego. Damiano, oggi hai scritto una delle pagine più belle del Giro d'Italia, te ne rendi conto? Ma stento ancora a crederci, perché non so neanche io cosa dire, guarda, forse è la giornata giusta, tutto un insieme di cose che alla fine hanno fatto sì questo almeno successo di tappa, poi vediamo per la maglia rosa. Comunque sono molto contento, devo ringraziare in prima persona Andrea Tonti e Di Mazzoleni che hanno fatto un grandissimo lavoro per me oggi. Grazie. Rinaldo Nocentini si piazza in seconda posizione con un ritardo di 1 minuto e 20 secondi. Adesso c'è la lotta per la terza piazza. In questo gruppo c'è anche Julio Alberto Perez Quappio, ma è Moss, Alexander Moss, che taglia davanti ad Illiano. Questi corridori erano in fuga già da stamattina, dal 20° chilometro. Fabretti, a che punto è la maglia rosa e a che punto è Simoni? In questo momento la maglia rosa transita davanti al cartello dei 1500 metri all'arrivo e Simoni è molto più avanti, sta per raggiungere adesso il triangolo rosso dell'ultimo chilometro. E siamo già a 2 minuti. Che impresa quella di Cunego. Aveva 4 minuti, mi sa che manterrà questo vantaggio su Popovic, quindi ne aveva quasi 2 da recuperare e ne avrà oltre 2 di vantaggio da questa sera. Arrivano Bertogliati con Bagliani, c'è Giuliano Zoli, c'è Figueras. Giuliano Figueras è arrivato. Giuliano Figueras 2:34, molto buona la prova di Giuliano Figueras. E qui siamo su Vladimir Belli con Simoni e Simoni dice: bravo Cunego! Ha un gesto di esultanza di Simoni sul traguardo, signori. Questo è sintomo che c'è armonia in seno alla squadra. Ma lo hanno dimostrato. Il gesto del capitano. Lo hanno dimostrato oggi Simoni, che ha lanciato Damiano Cunego. Alessandra, a te. Sì, Auro. Gilberto, hai lanciato tu Damiano Cunego. Sì. Purtroppo hanno fatto tutto quello che pensavo. Hanno fatto tutti quello che pensavo io. Sfortunatamente, perché in realtà
Arriva adesso. Ci teniamo a vincere il giro, però ormai è un gioco per Damiano, lavora tutto per lui, perché secondo me l'eroe non è stato lui oggi, è stata tutta la squadra, e Mazzoleni e Tonti sono stati veramente grandiosi. Questo giro, Gilberto, questo giro è per lui? Arriva la maglia rosa, Alessandra. Beh, in ritardo sì. 3 minuti e 49, quindi 4 e 10, considerato l'abbuono, 4 e 10 ha guadagnato Cunego su Popovic. Alessandra, sei sempre lì, ho dovuto interrompere la dichiarazione di Simoni perché ovviamente l'attualità di Popovic che tagliava il traguardo andava segnalata. Alessandra, cosa ha detto Simoni? Simoni ha detto, l'avete sentito, ha detto l'importante, poi Auro, c'era una confusione incredibile, non eravamo coperti dalla tua cronaca, non abbiamo sentito. Siamo comunque, con Garzelli, siamo con Garzelli. Gilberto Simoni ha detto, ha vinto la squadra oltre a Damiano Cunego. Sì, purtroppo ha detto, perché comunque lui ha lanciato Cunego. A te Alessandra. Sì, Stefano, stamattina mi avevi detto io so come va, so come mi sento. So come mi sento. Non è andata troppo bene. No, sicuramente questo giro qua non sono. Non riesco a trovare le giornate giuste, oggi anche oggi. Tutto il giorno a inseguire. Non sarà l'anno giusto. C'è gente che va più forte. Adesso vediamo nei prossimi giorni. Secondo te è finito questo giro? Non lo so, sinceramente non so neanche come è finita, quindi non so chi ha la maglia, non so niente, quindi... La maglia ce l'ha a Cunego? Non so, sicuramente sta andando molto forte, tutta la Seiko ha fatto un grande lavoro, quindi vediamo un po' il proseguimento. Grazie. Tra pochissimo vi daremo la classifica generale. Damiano Cunego ha attualmente 1 minuto e 14 di vantaggio su Sergei Gonciar, terzo Popovic a 2.22, quarto Simoni a 2.38, risale al quinto posto Figueras 3.31, sesto McGee 3.52, settimo Vladimir Belli a 4.20. Uno scossone, un terremoto Cunego in questo Giro d'Italia, in questa 16ª tappa. È stato uno spettacolo e tra l'altro il giorno di riposo aiuterà tantissimo un giovane 22enne come Damiano Cunego. A te Alessandra, un bravo anche a Nocentini, secondo oggi. Infatti complimenti di Auro, anche per te una piccola impresa, Rinaldo. Sì, ringrazio Auro per i complimenti. Sinceramente è un'impresa perché ero là da circa 200 km. Cunego si è avvicinato moltissimo prima dell'ultima salita. Quasi quasi ce la facevamo anche a tenerlo, però come ho detto lui è in ottime condizioni, sta lottando per il giro, anche se la mia condizione è ottima in questo momento, ho avuto un giorno di crisi, però adesso sto pedalando veramente bene. Dispiace, però secondo me ho fatto una grande impresa. Grazie a voi. Grazie. Davide Cassani, allora analizziamo in un primo momento la portata di quello che ha fatto Cunego oggi. Io vorrei, appunto, come ho fatto in precedenza, fare i complimenti a Beppe Martinelli. Ha giocato al meglio le carte che aveva in mano, sono stati bravissimi. Bravo anche Simoni, che comunque ha dato la possibilità a Cunego di attaccare. Cunego che sta, non dico sorprendendo, ma sta facendoci vedere cose gregge. Lo ha dimostrato sul traguardo, non ha gioito, ha sprintato perché vuole vincere questo Giro d'Italia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, gentili telespettatori. Ci sarà ancora un processo alla tappa, una trasmissione dedicata a questa pagina di sport e di ciclismo scritta in maniera esemplare da Damiano Cunego. Primo piano per questo 22enne di Cerro, viene dalla Lessinia, dai Monti di Verona. Damiano Cunego, già campione del mondo nella categoria juniores, ha messo le mani sul Giro d'Italia. Un'impresa formidabile, altri corridori, vedete Mazzoleni e Tonti arrivano mano nella mano qui sul traguardo, consci che il loro giovane compagno di squadra ha realizzato un'impresa memorabile. Il podio di Damiano Cunego, vi rimandiamo al processo, avremo modo di analizzare un'altra volta qualcosa di fantastico, era dai tempi di Pantani che non assistevamo a un'impresa del genere. È tutto, grazie per l'attenzione. Corridore, vincitore di tappa, Damiano Cunego, Saico!